Buonasera a tutti, siamo tornati in diretta, finalmente, dopo non so quanto tempo di pausa. Ormai da quando erano finiti i nostri campionati sembrava non esserci più speranza di vederci in diretta, invece eccoci qua tornati insieme su un nuovo gioco Formula 1 2019, con un breve campionato da correre tutto questa sera, una decina di gare a tentativo unico come qualifica e 5 giri di gara per vivere insieme questo breve e conciso campionato, ma comunque molto molto emozionante. Diversi piloti da diverse categorie, molti al loro esordio. Per adesso siamo in 18. Magari non vedrete più esperti perché non hanno ancora comprato il gioco, oppure sono in vacanza a godersi il mare, la montagna, chi lo sa. Magari entreranno dopo a farci compagnia. Prima pista, siamo in Australia, a Melbourne, la classica come l'apertura del campionato normale, vogliamo aprire anche noi oggi. Abbiamo deciso di utilizzare le vetture di Formula 1, le classiche, quindi ognuno utilizzerà la sua preferita a piacimento, chi prima arriva meglio alloggia. Vediamo già la qualifica, molto concitata come detto, tentativo unico, dovrebbe transitare in testa Crocchi Pollo. Eccoli qua sul traguardo, sì, è Crocchi con 1:22.666. La prima pole oggi è sua. E chiaramente con me in diretta questa sera Boris 45 e la piccionazza mitica Pina. Buonasera disgraziati. Buonasera amori miei, buonasera. Siamo qui a commentare il pipistrello. Ma il pipistrello ce l'ha piccolo o grosso? Porca puttana, modi sta pensando se ce l'ha piccolo o grosso. Segui la gara disgraziata. Buonasera Longhito. Buonasera. Allora, come al solito vi vedo molto eccitati, molto carichi. Sì, siamo carichi. Siamo un po' ingazzati per quel che è successo oggi a Verstappen e tutto il resto. Però purtroppo Leclerc ci hanno preso pure per il culo. Ho fatto pure il video, disgraziati maledetti. E alla fine era tutto un faker. Figli puttane ovviamente. La rossa non vince. Già, è pure vince uscito... solamente la piccionazza. E vince solamente la piccionazza. Purtroppo non possiamo fare niente. Abbiamo visto uscire questo documento falso che ci aveva illuso tutti per gran parte del pomeriggio, subito dopo è ritirato e la decisione è stata cambiata con un post ufficiale sulla page di Instagram della Formula 1 che dichiarava Max Verstappen il vincitore del Gran Premio d'Austria. Allora disgraziati maledetti, 10 gare, siamo pronti io e la piccionazza a commentare. E chi vince? Siamo, eccoci qua, partenza. 3, 4, 1, 5, 2, 3. Vediamo se qua c'è il bug della semaforo. Qui non c'è. Sì, si spengono, niente bug quest'anno. Crocchi in testa, sembra essere partito bene. Un po' meno male nello Sky Tiger, che viene subito affiancato da Checorion. Si buttano dentro in tanti dietro. Diversi contatti. Non deve. Oh, bandiera gialla subito, settore 1. Una McLaren! Una Mercedes! Si girano! Una Mercedes! È quella di White, se non sbaglio. TTG White! Davanti, torniamo davanti in fretta! Torniamo davanti perché Crocchi Pollo e Mario Sky Tiger vogliono scappare. Hanno evitato danni per fortuna. Diverse le vetture che sono state toccate. C'è un piccolo margine tra Alex Brooks e Jack Orion per la decima undicesima posizione. Quindi forse chi lo sa chi ha causato l'incidente, non siamo riusciti a vedere esattamente. Adesso vediamo Mario Sky Tiger che si sta avvicinando a Crocchi e vogliono scappare subito. Terzo, tre diamanti con 1-3 di stacco. Papkande, sì, a sua volta attaccato da Panges, lo vediamo. Panges che ha una linea più interna, si mette in scia. Si accora. Ancora bandiera gialla, andiamo dietro con Alex Brooks che ha attaccato a Show. Lotta per l'ottava posizione, sembra essere uscito meglio Show però. Torniamo davanti allora. Pierpapi, Pergola, tre diamanti, tutti attaccati. Stiamo su Pierpapi direi. Lotta per la terza. Con l'Alfa Romeo disgraziato. Tra poco. Quante lotte ragazzi, quante lotte. Me li devo scopare tutti. Sgraziata, che scopare là? Pensa qua, tre diamanti qua. Tre diamanti o tre cazzi? Tre diamanti. Esce bene Pierpapi, ma esce ancora meglio tra i diamanti. Sembra mantenere la posizione, vediamo. Pierpapi se non ci prova, preferisce aspettare. Ricordiamo, il campionato è lungo. Andiamo davanti allora. Mario Sky Tiger che ha 4 decimi.
Crocchi Pollo, anche lui però non sembra ancora volersi buttare dentro. Andiamo un po' indietro, facciamo veloce carrellata. Quinto per sesto Falcante. Jack Orion dall'esterno, Jack Orion con la forziglia. Side by side. E riesce a prendersi la posizione. Davanti. Bravo disgraziato, bravo. Molto bello il sorpasso. Dark Shadow non sembra avere per rispondere subito, infatti va anche largo, va largo. Oh, spanda! Bomber Giacia lo evita. Avrà spiattellato gomme. Torniamo davanti su Show, direi. No, anzi, davanti Mario lo Sky Tiger. Che è dietro a Crocchi Pollo, tre decimi. Qua Crocchi sembra uscire Pollo, bene. Zitto, zitto, altro che Pollo, è primo, porca puttana. Mario lo Sky Tiger, alla scia. Si fa vedere all'esterno. Prova l'incrocio, l'incrocio. Niente. No, qui no. Crocchi rimane davanti. Ah, che casco, porca puttana. Guarda che casco, porca puttana, con il giallo Renault. Guarda che casco. Molto molto bello. Il casco di Ayrton Senna. Alt che bello, spettacolare. Vediamo se ce la fa. Mario sembra essere uscito molto meglio. Sfrutta la scia, giro veloce. Di tre diamanti, 1.24.8. Crocchi, tocca l'erba. Le penalità. Sporca la gomma. Rimaniamo su di loro, sì. Speriamo che dietro non ci stiamo perdendo altri sorpassi. Facendo una scarrellata, sei decimi, Fab Cante, Panges, buono, settima posizione. Il debuttante va forte, eh. Shaw è subito dietro, Alex anche Bomber Giorgio, attenzione su Jack Orion. Le due Force India, side by side, Jack Orion resiste. Molto bella la difesa. Ancora Bomber Giorgio però. Sembra essere uscito bene qui. Io sono rimasto. Va un po' più lungo, Jack Orion resiste. Io sono di nuovo su Mario che con il casco da Ayrton vuole assolutamente 2 secondi in danno di penalità per Papi. E in tutto ciò ne approfitta tre diamanti che si è riportato sotto a meno di un secondo. Attenzione di nuovo scia. Stiamo. Sì, esatto. DRS. Ma non mi sembra abbastanza. Si fa vedere all'interno, ma non si butta. Prudente. Forza Mario, comincerà dai Mario che te la do. Giro. Dai che te la do. Beh, disgraziato, cos'è che devi dare? Bandiera gialla intanto. Con Panges che si gira. Attenzione, arriva un po' lungo il disgraziato maledetto, arriva di nuovo sul rettilineo. Non ce la fa. Per il momento Crocchi Pollo, siamo al quarto giro e in testa la classifica. E ricordiamo che chi vince il campionato porterà a casa una bella maglietta di Pistrello Racing. Esatto, grande, grande premio. Si avvicina Mario, si avvicina a Tre Diamanti, si avvicina anche Pierpapi, più staccato invece Pergola, che sembra essere un po' più in difficoltà, attaccato a sua volta a Fab Cande. Non so davvero chi poter seguire, sono tutti molto molto vicini. Penultimo giro in corso. Non lo sai che però la McLaren è veramente bella. Quest'anno sì, a me piace davvero davvero tanto. Direi un board con Pierpapi, che li vede tutti e tre davanti a lui. Vede davanti a lui, scusate. Vede il podio a portata di mano. Con la sua Alfa, anche questa, splendida quest'anno. Si avvicina pericolosamente a Tre Diamanti. Vediamo come esce qua. Ovviamente le penalità non le seguiamo, Madonna, perché non capiamo che quale cacchio ne stanno. Dura solo 5 giri, quindi vedete qui che telecamera. Spettacolare. Dura. Attenzione, ecco per Papi, li concede all'esterno. All'esterno. Vediamo se ce la fa. Tre Diamanti all'interno, si difende, ma va lungo per Papi. Prova l'incrocio, qua è impossibile, esce meglio però. Si butta dentro. No. No, qui. No, non si butta. Disgraziato. Venne un infarto. Deve studiarla meglio. E intanto ultimo giro con Crocchi sempre davanti. Apre DRS qui. Tre diamanti non ce l'ha. Per Papi, scia più DRS. Non vuole rischiare. Tre diamanti, rimane davanti. Anche Mario, Mario ultimo non giro. Sembra averne per andare da Crocchi. Ancora bandiera gialla, purtroppo non riusciamo a inquadrare tutti. Rimaniamo su Pierpapi. Pierpapi si è un po' allontanato, mentre Mario è molto vicino. Che non sia la prima vittoria di Crocchi Pollo, porca puttana. Veramente va forte con il nuovo essere. Gioco, Non chiamarmela però, perché c'è Mario a soltanto 5 decimi. Manca ancora una zona di RS. Ancora nel secondo settore sono. Mario pennella questa curva, esce molto bene. Direi di stare su di loro per tutta la fine. Mario infatti perde un decimo. Ora però qui è fondamentale uscire. Penalità! Due secondi.
Ora Crocchi è tranquillo, anche Pierpaoli 2 secondi. Vai, vedremo alla fine, ragazzi, chi vince. Crocchi è tranquillo, non deve sbagliare. Ma non abbiamo visto se è a penalità o no. Forza Crocchi, forza Crocchi! In teoria oh, lo tocca! No. Crocchi si gira! Crocchi si gira! No, all'ultima curva! E tre diamanti! Al suo debutto! Tre diamanti! Dai, è traguardo, vediamo! È lui il primo! Tre diamanti con la McLaren! Attenzione dietro! Tra Crocchi e Pollo, ovviamente. 5 millesimi. 5 millesimi Crocchi. Ovviamente per quello che abbiamo visto noi, segnati per i punti finali la squalifica per il tamburamento di Mario, perché non è assolutamente giusto. E questa è la squalifica. Quindi sì. niente 18 punti. No, niente, togli 18 punti, ovviamente non è che possiamo stare lì a vedere tutte le penalità. E in base a quello che abbiamo visto noi, sul finale ha tamponato nettamente Crocchi Pollo. Un peccato che si è girato su se stesso. Peccato, davvero un peccato. A Crocchi non verrà ridata la vittoria. No, però il terzo posto sì, è un terzo posto importante, sì. Ricordiamoci quindi i punti se li vuoi segnare, che Crocchi Pollo prende più punti, ovviamente. Non hai fatto la classifica? Com'è? Alla fine dobbiamo togliere, okay. Sì. Dobbiamo ricordiamoci di togliere 18 alla fine. Sì. Va bene. Tre diamanti, complimenti, non se l'aspettava nessuno. Prima sua gara nel Pipistrello Racing e prima vittoria. Complimenti. Diciamo che Crocchi Pollo meritava di più. Sì, Crocchi meritava. Sì, meritava. Se non era stato tamponato meritava, da Mario. Però... Peccato. Bravo in ogni caso, tre diamanti che non ha preso penalità, è stato pulito. Ecco qua, appunto, dice mi ha buttato fuori. Va bene, non ti preoccupare, Crocchi. Ovviamente lui è stato squalificato per quanto riguarda la seconda posizione, quindi zero punti per quanto riguarda Crocchi Paul, scusate, Mario String, che quindi prende zero punti nella prima gara, perché ovviamente non è che riusciamo a vedere tutti i danni di tutti quanti, però quello che riusciamo a vedere daremo le penalità. Quest'anno sono diminuite un po' anche i secondi di penalità, che sono 2 secondi invece di 3. Sì, è vero. È vero, anche se a volte mi sembra, ho provato un po' di lobby online, mi sembra davvero che le dia a caso il gioco. Vabbè, ecco, i tagli l'abbiamo visti, comunque questa è la classifica finale con 3 diamanti, Pierpaoli, Crocchi Pollo in terza posizione, quarto Pergola, Fab Conte, Show in sesta posizione, Alex Brooks in settima, nona posizione per Jack Orion, TTG White in nona posizione e decima posizione Bomber Giaggia. E c'è la musica anche al finale, hanno aggiunto la musica, hai visto? Quello di Pans. Sì, l'ho vista, devo dire che mi è piaciuta. Ho visto, questa è la formula figo di merda. Si sente. Dai, partiamo quindi con la seconda gara. Bahrain, giusto? Sì, mi sa di sì. Ma non so se ritorniamo in lobby, va in automatico. No, ritorniamo in lobby. Ovviamente devono mettere tutti quanti pronto. Ma qua la cosa brutta è che non so se posso togliere i punti. No, questa è la cosa brutta. Mentre con la Lega invece si possono togliere i punti. Ma io ancora non l'ho capito che come si fa la Lega. Quindi dobbiamo aspettare i ragazzi che mettono tutti pronto. Veloce. Quindi ricordiamoci poi che questi punti ovviamente aumenteranno per tutti i classificati. Fai una bella foto, così poi diremo. Sì, finale, l'ho fatto. Mai. Sì. Ora siamo al massimo in Bahrain. Per non imbrogliarci per penalità, penso che pure la decima posizione va bene. Se tu sei d'accordo, casomai Mario gli diamo solamente un punto, così è più facile anche per noi scalare il tutto. Ok. Sì, potremmo farlo. In ogni caso, Crocchi deve arrivare almeno terzo. Quello sicuro. Gran premio del Bahrain, disgraziati maledetti. Piace a te, piccionazzi, il Gran Premio del Bahrain? È ovvio, ho vinto. È brava, disgraziata, la tua carriera qua. Hai vinto, hai fatto la prima posizione. C'è la safety car, però ovviamente qui oggi non c'è, perché con 5 giri, non, anche se comunque, no, da quando ho capito, non funziona ancora sta cazzo di safety car. Chi lo sa. Ancora io non l'ho vista, devo essere sincero. No, a noi è successo solamente una volta, proprio al Gran Premio del Bahrain, che piccionazza ha vinto, e quindi... Sì, bene, collo.
La mitica Pina. Grazie, amore mio. Chissà quanti amori tuoi hai. Tanti. Ciao Attilio, ciao immagino. Disgraziati, c'è anche la piccionazza, disgraziati. Ciao ragazzi. No, Crocchi, sinceramente ti ha tamponato, non c'è dubbio, è penalità, anzi squalifica, perché ovviamente non abbiamo il metodo che finisce la gara e possiamo verificare il tutto. Basta quello che vediamo, squalifichiamo dei punti e basta. Ecco qua intanto, vedete la classifica come scorre con il tentativo unico. E andiamo per il momento, vediamo chi è il primo. Como Benz è primo, ora no, TTG White, guardate come scendono. È un casino qua! È impossibile seguirli! È impossibile. Vediamo se andiamo così, giusto per... andiamo sempre sul primo. Bisogna rimanere allora, pergola rimane... Anzi, c'è Corion! Jack Corion in questo momento... Allora, guardiamo uno e basta, vediamo il giro di uno e basta. Sì, esatto. Di nuovo pergola! Vediamo... Pergola, vai! Pergola, ora siamo è sesto, primo di... Jack Corion ora! Mario String secondo, Bomber Giaggio ora, Jack Arion prima, Bomber 2-2 Force India primo e secondo, Mario Stringer in terza posizione. Cos'è successo? Crocchi, oh, taglio per Crocchi Pollo, taglio. Vedremo in che posizione partirà. Ora sì, Jack Orion sembra essere al comando. Sì, Jack Orion per il momento rimane primo, lo vediamo ora in questo momento, assistiamo appunto alla prima posizione di Jack Orion. Force India che a differenza di McLaren e Alfa Sauber non mi piace nulla. Non so a te. No vabbè, piccionazza piace. A me piace, bella rosa. Anzi, amore mio, mi sa che me ne vado alla Ferrari. Disgraziato, come lasci il rosso per il rosa. Tanto Jack Arion, giro più veloce. Mario in seconda posizione. E quindi si conferma Mario comunque molto molto veloce, ma non abbastanza per battere Jack Orion, che la prima gara non è andata assolutamente bene, forse la squalifica. Ma ora si prende due decimi da Mario Stringer, come cazzo si chiama lui? GR7 Juve, terza posizione, TTG White in quarta, Bomber Giaggia quinto, Tre Diamanti sesto, Pergola settimo, Pierpapi in ottava posizione, porca puttana, sette decimi ha preso. Mercedes invece con Show a un secondo e due, decimo TF1 Ricky, via via tutti gli altri. E poi tre squalifiche, diciamo che nonostante che sono di varie categorie, vediamo che dal primo al decimo sono un secondo e quattro, quindi non sono tantissimo. No, ma poi sappiamo nel gioco lanciato. Ciao Marco disgraziato. C'è Piccionaz che ti vuole salutare. Marco, ho visto la tua foto con i muscoli. Mamma mia, dell'ingaronata. L'hai fatta citare tutta quella. Ha visto tutti i muscoli, muscolazzi tuoi. Ha visto la piccionazza. Intanto siamo quasi in 50 in live. Grazie a tutti, veramente un abbraccio. Siete unici, grandiosi. Grazie per essere con noi. Sono tornato solo ora. Ma ci siamo, ci siamo. Pole. Nella seconda gara Jack Arion. Nella prima gara già non mi ricordo più. Ah, Crocchi Pollo, scusa. Nella prima Crocchi ha fatto un'ottima gara, è stata tamponata quel disgraziato, ma lo prenda a quello, spezzano c'è il capocollo, se non la finisco queste cose. Perché è un bravo pilota Mario, ma gli devo spezzare la noce al capocollo. Ecco qui che siamo con la partenza. Partenza 1, 2, 3 sui motori, 4, 5 allo spegnimento, il via del Gran Premio del Bahrain. Oh, via, via, parte bene Jack, parte bene Jack. Wow. Jack Orion perfetto, un po' meno Mario lo Sky Tiger. Attenzione che però li prende la scia. Molto bene TGC White. Vediamo dietro, c'è qualche contatto di troppo. Guardate qui che taglio con la Ferrari. Ma che cazzo, GR7U ha fatto il bordello. Dai, Jack Orion è sparito. È sparito. Oh mamma mia, dai. TDG One, no. Dai, oh. Mamma mia. Mamma ho visto. Non, sembra una lobby online. Sembra una lobby online, e questa cosa non mi piace. Lo terremo in considerazione per ovviamente per il campionato. Perché anche se sono eventi comunque importanti. Si tocca i due. Intanto Fab Khan The Show. È altra botta di Dark Shadow. Piano, ragazzi. Guarda qui Black con Crocchi Pollo. Ma io non lo so, ma ancora Black Lore, mamma mia. Si girano in tre.
cosa stiamo vedendo? Stanno entrando come i porci, veramente. Non mi piace. Oh, abbiamo visto di tutto. Gran Turismo 2.0. Sportellate ovunque. Sì, ora mi sa che dobbiamo mettere i danni alla prossima, dai. Esatto, a me si ammazzano, che cazzo. Non va bene. Sia divertito. Purtroppo c'è Corleone indietro, 14esimo, CR7 anche era terzo, 13esimo, disastro. Intanto Mario lo Sky Tiger su Bomber Giagia. Mario lo Sky Tiger su Bomber Giagia per la terza ce la fa, anche abbastanza agevolmente. TTG White ne vuole approfittare, intanto se ne va. Lungo, pergola e Bomber Giagia. Pergola, rientra in pista in modo sconsiderevole. È ancora Bomber su Mario lo Sky Tiger, e la restituisce ed è secondo. Arriva di nuovo tre diamanti, leader momentaneo del campionato, che si mette in scia. A Mario direi di stare su di lui, solo due decimi. È diverse le penalità. Dietro si gira, si stava girando Pierpapi. Come l'ha presa! Ma qui è problema anche un po' di lag, vedo un po' laggare, forse anche per quello. Possibile. Forse anche per quello, troppi contatti. Dall'esterno, show! Siamo, ma cosa fa? Cosa cacchio fai? È arrivato lungo. È andato abbastanza lungo. Stiamo su Mario lo Sky Tiger e tre diamanti lunghino qui. Mario lo Sky Tiger su Bomber Giagia. In un punto molto insidioso, Bomber Giagia! No! Si gira! Lo stavo dicendo. Punto molto insidioso, più insidioso di questa pista. Prendi il cordolo e ti giri. E l'ha fatto. L'ha riposizionato in pista. TTGY 5 secondi. Come? L'ha riposizionato in pista. Attenzione per Papi che ricoce l'interno. No, Megalonde. No. Esatto. Megalodonte. Papi è uscito molto meglio. Scusa un po' Megalodonte. Sì, all'interno, tranquillamente. Non c'è ancora il DRS. Tranquillamente. Quinto posto. No, ancora no. Da questo giro ci sarà. Megalodonte, che botta! Incrocio! Ma io non vorrei, ragazzi, che c'è qualche problema di lag, perché Pierpapi che va come se non c'è Megalodonte, si butta a sinistra, gli dà una botta, mi sembra un po' strano. Secondo me è un problema di lag qua, Ancora Pierpapi tocca Megalodonte. Si toccano in tre! Bomber Giagia, Pierpapi, Megalodonte! Colpa di tutte e tre! Assolutamente! Che un'altra entrata sconsiderevole! Sta succedendo di tutto! Siamo su il gruppetto qua dietro, dalla quinta all'ottava posizione, sono in quattro. Non lo so, mi sembra davvero strano, non è da Pierpapi, capito? Non fare un errore del genere non è da Pier. Siamo su Mario e tre diamanti? Sì, siamo su di loro. Solo due decimi. Ecco qui il rettilineo. Tre diamanti col DRS adesso. Ha tutta la scia. Uscito bene Mario però. Mario stacca male. Tre diamanti bene. Ne approfitta in uscita. Intanto TDG White. Giri veloci su giri veloci. 1.30, 932. Tre diamanti. È più veloce. Alla scia. Al DRS. Vediamo se si butta dentro. Sì, lo fa. Lo fa. Bravo Mario a lasciare spazio. Attenzione, incrocio. No, niente incrocio qua. Ancora più veloce tra i diamanti. Alla scia. Si può ributtare, non lo fa. Preferisce attendere. Ancora due giri. Dietro c'è il distacco da Alex Brooks che ha due secondi. Attenzione, tra i diamanti si avvicina pericolosamente nella zona delle S. Adesso vedremo dopo la curva a gomito. Un altro punto molto insidioso del Bahrain. Ecco qua, intanto altre penalità dietro. Deve uscire bene. Deve uscire. Tocca! Per fortuna Mario lo Sky Tiger la tiene. Però tra gli avanti esce molto male. Secondo me quelli là stanno a fare la gangbang dietro. Sicuramente stanno a fare la gangbang. Infatti vediamo un Black Lore che si è girato. C'è stato un bel macello anche dietro, quindi ti do ragione, ti do assolutamente ragione. Stiamo... non vedo particolari duelli. GR7 Juve direi su Fab Kande per l'ottava posizione.
esce molto bene qua CR7, ha un po' lungo in uscita. Io rimango allora da Mandy, no, niente da fare, vediamo GR7 che ha fatto un erroraccio, oh, di nuovo, oh, ma che combina GR7, oh. Mamma mia, tre diamanti, attenzione pergola all'interno, le due Ferrari, le due rosse che guadagnano esponenzialmente su Vapcande, pergola, doppio, incredibile, bravo, incredibile. Che magia, che magia, oh, due secondi, no, no, due secondi, no, qui, ha fatto una magia. Allora direi Shones, Super Papi, molto molto vicino. Madonna, guarda qua, anche Crocky Paul, incrocio. Crocky Paul e Fapcande dietro, incredibile. Troppe lotte decisive, tre diamanti. Direi tre diamanti, che adesso ha la curva a gomito. L'ultimo punto, anzi penultimo, dove potrebbe tentare un sorpasso. Deve uscire bene. Sì, lo fa, ma lo fa meglio Mario Sky Tiger. Ora il DRS, ma non sembra abbastanza veloce. Galodonte intanto due secondi. Panges che abbandona, forse crasha, non lo sappiamo. Stiamo su tre diamanti. Stai pronto ad andare su White, che sta per vincere. Ah, ottimo, ottimo. Eccolo qui, TG White con la Mercedes vince il Gran Premio del Bahrain, questa volta è sicuro, non ci sono penalità. Bravo Mario, intanto pulita, è sempre secondo, bravo. Sean si butta dentro su Bomber Giagia all'ultima curva, Bomber Giagia incrocia e restituisce il favore. Vediamo con le penalità, certo, cosa succede, scendono in parecchio. Ah, indietro Bomber Giagia, scende tanto. Crocky Pollo nono, Bomber Giagia. Tutti abbastanza vicini. Allora, intanto che aspettiamo che arrivano tutti. Su, adesso c'è il coreo. Sì. Intanto che arrivano, mando una comunicazione ai ragazzi, che se devono continuare così non va bene. Vai. Vai, vai, manda, manda. C'è Corion che è arrivato soltanto dodicesimo. Tredicesimo Ricky, quattordicesimo Camo Benz, quindicesimo Megalodonte, sedicesimo Dark Shadow dopo una buona partenza. Diciassesimo Panges che è crashato e in fondo Black Lore. Piccolo richiamo da parte di Boris ai piloti, molto tranquillo ed educato. Alex Brooks che mi segnalano che ha guadagnato 12 posizioni nel primo giro, anzi in 5 giri, scusate, davvero sembra quasi una lobby online. Speriamo che dalla prossima ci sia molta più pulizia. Intanto vediamo il podio: Mercedes, Renault e McLaren. Ecco qua la classifica con TTG White in prima posizione, Mario lo Sky Tiger, 3 diamanti, Alex Brooks, Pier Papi, CR7 Juve, Sean, Pergola, Crocky Pollo, Bomber Giagia, Fab Kanda, Jack Corion, TF1 Ricky, Camo Benz, Megalodonte, Dark Shadow, Panges e Black Lore. Tante penalità, tantissime penalità, quasi tutte, un pochi puliti davanti, specialmente davanti. I miei complimenti a White, che è stato l'unico a scendere sotto l'1.31 insieme a Pergola. So che White 1.32, Pergola 1.39. Complimenti comunque ad entrambi. Vabbè, novità, novità, adesso da Baku inseriremo i danni, così magari si calmeranno un po' di più le acque. Andando con la classifica con 3 diamanti in testa, 40 punti. Mario lo Sky Tiger però bisogna toglierne dei 18, quindi seconda posizione per White, 27. Pier Papi terzo a 25, Alex Brooks 16, Crocky 14, Pergola 14, Sean 12, tutti gli altri a seguire.
Ancora zero invece sono Camo Benzer, Ricky, Megalodonte, Dead Shadow e Black Lore. C'è Maghi che, Maghi Joseph, scusa se non pronuncio bene il tuo nome, che ci segnala, continuano così, a Baku prevede un mega ritiro stile Belgio 98. Quella stupenda partenza che ogni appassionato di Formula 1 deve conoscere assolutamente. Ragazzi, se volete entrare, abbiamo tre posti liberi, fatevi invitare da qualche pilota. Noi che siamo in commento adesso non possiamo, perché non possiamo proprio. Se invece fate, vi chiedete a qualche pilota, magari mi invita. Alessandro, raga, ma che telecronaca abbiamo, grazie mille, davvero grazie mille, mi fa tantissimo piacere. Per entrare ti devi fare invitare da qualche pilota, ti inviterei io, però in questo momento non posso perché sono spettatore. Quindi non so, se conosci qualcuno magari mandami un messaggio e ti fai entrare, entri nella sessione. Se invece vuoi proprio entrare nel nostro campionato, mandate una mail a pipistrelloracing@gmail.com. Ve la scrivo qua sotto. Ecco qua. Mandate una mail di iscrizione. Intanto che vediamo le qualifiche, abbiamo visto che è un bel casino, quindi leggo ancora un po' la chat. Mirko Pat che ci segnala niente penalità per Verstappen. Sì, abbiamo fatto, l'abbiamo segnalato anche noi a inizio di diretta, purtroppo. Ai ferraristi dispiacerà, però in effetti ai fini dello spettacolo può anche essere vista come una giusta scelta. Grazie Valda, grazie mille. Mi4Azza, scusa, non so come si dice. Bisogna chiedere a qualche pilota. Dico solamente che Lino ha fatto una strigliata ai ragazzi in una maniera impressionante, ha gridato come i porci. Vabbè, io potrei aver sentito qualcosa. Speriamo non si sia spaventato troppo nessuno. Ciao ragazzi, vi voglio bene, vi amo, mi raccomando, domani puntata alle 18.30, piccionazza. Guarda Azza, per farti invitare devi scrivere a qualche pilota che c'è in diretta, che sta correndo. Scrivi di essere invitato, oppure lasciami qua il tuo nickname che ti invito a fine gara. Adesso non posso. Ah, TTG White lì davanti ancora sembra essere il più veloce. Baku, sappiamo, un circuito molto lungo, tecnico, il primo circuito cittadino della stagione. Molti lo amano, ma altrettanti lo odiano. Alessandro, ragazzi, c'è qualche pilota? Dimmi. Ah, devi andare. Sì. Uff. Sharplay con la mia connessione la vedo altamente dura. Possiamo provare. Sì. Vai, lo fai tu e io mi... ok, perfetto. Ragazzi, vi invito appena possibile. Sì, si sta connettendo, vediamo se riesce. Sì. Male. Ah, invitatelo, non sono pompiere, il nostro soccorritore. Marco, aiutaci tu. Invitalo nel party. Riprovo, anche se la vedo dura. Intanto commenti tu la partenza o vado a fare una corsa? Vai, commenta tu. Vai. Occhio che a Baku sarà dura. Buona fortuna. Mo vediamo come va a finire, commento io.
Ok. Tre, quattro, cinque, allo spegnimento del Gran Premio del Baku, di Baku, vediamo, stanno per partire, parte bene TTG White, vediamo che ora ci sono i danni, vediamo la prima curva se va tutto bene, primo, secondo, oh, si è girato una Renault, si è girato Mario, c'è qualche contatto dietro, sembra, ah, oh, le due Ferrari, che succede tra GR7 e Juve, oh! È un lag. GR7 Juve intanto a muro. C'è anche Dark Show a muro. GR7 sta a fare un buon casino oggi. Intanto per in prima posizione GR7Y. Crocchi Pollo secondo. Tallonato da Tre Diamanti. Show in quarta posizione. Fab Conte è in quinta posizione. Bomber Giaggia al quinto. Sesto Pier Papi. Sesto Bomber Giaggia. Settimo Pier Papi. Ottavo Black Lore. Megalodonte in nona posizione, Pergola è decimo. Intanto vediamo Black Lore, come cazzo ti chiami tu, a muro e rompe il flop. Ma dove vai? Dove va? Ma che succede? Ma c'è qualche lag qua, eh. Sto entrando. C'è qualche lag qua. Cosa è successo? Cosa mi sono perso? Ho visto delle macchine. Vabbè, ottimo. Aspetta che mi guardo la live un attimo, voglio vedere anche io. Macchine volare. Eccomi qua. Siamo. Riprende la scia, gli concede l'interno, attenzione, vediamo se il motore Renault ce la fa a prendersi la posizione, ce la fa, Feb Kande è in quarta posizione, bravissimo, ottimo sorpasso. Intanto doppio ritiro dietro tra Pergola e Jack Horner, si toccano, si ritirano e Dark Shadow invece fa tutto da solo, insieme a GR7 Juve, già 4 ritirati nel primo giro. Speriamo che finiscano qua, 3 diamanti su Crocchi Pollo, attenzione. Concede l'esterno Crocchi. Esterno! Intanto! Che sorpasso! Questo mi sa che è da Formula 1, ragazzi. Questo è forte. Questo va in Formula 1, ragazzi. A parte che è molto, molto regolare. Ma che pulizia, poi! Anche TTG White. Ma TTG White è già in Formula 1, mi sa. Sì, lui sì. E Tre Diamanti mi sa che si sta prendendo il posto. C'è un posto libero, un posto vacante. Mi sa che si sta prendendo il posto. Si butta dentro Pierpapi, scusate, Sean su Fab Kande in modo abbastanza sconsiderevole. Show e Fab Kande mi sembrano entrambi abbastanza aggressivelli in queste prime fasi di gara. Che sorpasso che ha fatto Tre Diamanti. Tre Diamanti che Pierpapi mi regala l'anello a me, mi raccomando. Sì, il dopo te lo regala, poi ti regala pure il pestolino. Intanto TF1 Ricky si è ritirato. Altro ritiro. Ricky. Vabbè. Pier Papi su Sean, siamo qui. Vediamo, sì. Arriva lungo. Un po' largo Pier. Qua adesso la fa bene. Pulizia incredibile. Vediamo maniacale. Se prende la scia. Vediamo, vino velocissimo Pier Papi. 340 km orari quasi. Non ha il DRS. Gli concede l'interno. Show. Si prende la posizione, la quinta posizione a Pier Papi. L'incrocio qua è impossibile, bravo Pierpaolo. Vediamo se lo risponde di nuovo. Tre Diamanti. Dimmi. Che si avvicina, si avvicina a TTG White. Quindi non molla. Fab Kande attaccato a Crocchi per il gradino più basso del mondo. Sì. Altro ritiro, intanto Black Lore è dietro. Direi Fab Kande, stiamo su di lui. Che è attaccato a Crocchi, Blocca Fab Kande l'anteriore sinistra. Ora però è vicino. Attenzione al castello. Non fate mosse sconsiderate, per favore. Piano. Bravo Crocchi, anche sta dimostrando calma, ragazzi, con calma. Che è successo? Fab Kande passa a un centimetro. Non l'ho visto, stavo sulla televisiva. Io ero con lui. Ma attenzione, ragazzi! Perché Tre Diamanti, quel che deve regalare non è la piccionazza. Assolutamente. È vicinissimo a 9 decimi. Mamma mia, questo ragazzo. Mamma mia, ragazzi. Stiamo dietro, però. C'è Fab Kande più vicino. Si avvicina anche Pier Papi, intanto.
rimaniamo su Fab, due decimi adesso. Deve fare bene le S per uscire bene e poi superare nella rettilinea principale. Sì, lo fa, esce molto bene. Attenzione, vicinissima a Crocchi Poli, mi concede l'istarno, c'è anche il DRS. Ah, il DRS, attenzione, e si prende all'interno, nonostante l'aveva chiuso all'interno. Che sorpasso fatto da Fab Kande. Veramente più veloce. Spettacolare. Stacca, ma deve accodare. Spettacolare, ragazzi. Molto bravo. Brava, questa gara mi sta piacendo. Tre diamanti, sette decimi. Stiamo ancora un po' dietro. Su Bomber Judge, direi. Che è dietro Show. Inquadriamo anche Crocchi, però si avvicina molto. Decidi tu uno dei due. Crocchi! Stacca troppo forte, tampona Fab. Per fortuna Fab che non è andato a sbattere contro il muro, però Crocchi ha rotto sicuramente almeno. Attenzione che si fa sotto per Papi, che è forse tra i due litiganti. Il terzo gode! Lo tocca appena appena. Appena appena, niente di chiaro. Hanno dei movimenti strani le macchine. Non so se anche tu lo vedi così, vedi? Aiuto. Crocchi lo vedo... Qualche lag sì, qualche lag sì, lo ma vedo. Sono lag strani quest'anno, tipo vai che vanno a scatti. Muro, chi è? No! Tre diamanti! No! Non l'abbiamo visto! L'abbiamo visto lì in mezzo, per fortuna c'è Tosti, altrimenti avrebbe causato il blocco immediato della pista. Bisogna vedere se rientra o no, Pierpapi, attenzione che può andare al podio! Pier! È vicinissimo, potrebbe essere il primo podio, che peccato per tre diamanti che ora deve capire! A muro anche dietro, Show! Bomber Giaggia! Tutti e due eroi flap rotti, tutti e due lunghi. Io seguo te, tu segui me. Siamo su Pier. Ah, ma è vicino, molto, vicini. Molto più veloce. Che lag di Crocchi. Brutto lag. Sta laggando tantissimo. Ancora. Fortunatamente Pier, si tiene all'interno. Ma niente contatti. Dai. Ma fortunatamente. È passato Pier. Terzo posto. Ora Crocchi è in difficoltà. Perché superare è molto molto dura ed è l'ultimo giro. Mario lo Sky Tiger su Show, lotta 2. Mario passa. Sia tre diamanti che bombe già ai box. Stiamo su Crocchi. All'esterno Pier Papi le lo concede. Bellissimo l'incrocio. Ma Pier Papi rimane davanti. Si fa ancora vedere, ma è impossibile qui. Intanto ragazzi, 70 in live, grazie a tutti. Iscrivetevi anche al canale YouTube mille. Se non lo conoscete, su Pipistrello Racing. Dobbiamo raggiungere i 2000, dai disgraziati. Iscrivervi come piloti alla prossima stagione, inizierà a settembre, della Pipistrello Racing, @gmail.com, tutto minuscolo. Castello, Pierpapi lo fa benissimo, un po' meno Crocchi. Ma siamo su di loro, Crocchi taglia. Probabile avvertimento, Pierpapi sembra andarsene. Niente duelli in questo momento. E quindi direi vedi, di andare Alex a inquadrare. Alex continua con l'ala rotta intelligentemente e invece tre diamanti ora ha cambiato l'ala e vuole andare a punti. Quindi campionato è ancora aperto, campionato ancora aperto. Sì, sì, assolutamente. Con e intanto TTG White vince il Gran Premio di Baku. Strepitoso TTG White col giro più veloce 1:41.351. Arriva Fab Kante, bravissimo, seconda posizione ed eccolo qui Pier Papi finalmente in terza posizione. Crocchi Pollo 5 decimi. Aveva penalità Fab Kante. Di poco, non è arrivato secondo. Mario è arrivato in quinta posizione. Show arriva in sesta posizione con l'ala rotta. È stato intelligente, ha continuato con l'ala rotta. Comunque sono pochi giri. Alex Brooks, stessa cosa con l'ala rotta. Esperienza. Completamente distrutta. Ma arriva settimo e non ne vale la pena rientrare. Devi andare avanti. No, assolutamente. E mentre tre diamanti che ha cambiato l'ala e ha cambiato le gomme e quindi automaticamente ha perso parecchia posizione. Però confermo il fatto che secondo me questo ragazzo è da Formula 1. Intanto l'altra McLaren arriva in decima posizione perché fino ad ora si è comportato bene. Quindi allora rispondo a Jack, scusami, le gare le facciamo sì, quasi sempre alla sera, tranne la Formula 1, il campionato nostro maggiore che si fa domenica pomeriggio alle 18 e 30.
Sì, e quindi vince ancora una volta lui su Mercedes. È dalla seconda vittoria, mi pare, sì. Sì, seconda di fila dopo Bahrain. E quindi eccolo qui, TG White con la bandiera australiana. La bandiera australiana. Duncan Hickey, numero 24. TG White vince il secondo Gran Premio del campionato del Mini Championship del Pipistrello Racing. Però è pure buono, porca puttana. È buono, disgraziato. Dopo ti do il numero. Eh sì, così almeno esco. Ok. Ma c'è Toto Wolff? Hai rotto il cazzo con sto Toto Wolff. Vedi chi sta là, là. Non ci sta Toto Wolff, sta quello là, James Allison. Dai, come cazzo si chiama lui che sta in Ferrari? Il disgraziato maledetto. No, quello è brutto. È brutto. E quindi vince ancora TTG White. Va a 50 punti. Si becca 50 punti, secondo e terzo Gran Premio. Ci sono stati 10 ritirati. Anzi, no, aspetta. Troppi no, forse. No, 10. Un po' meno. Intanto ringraziamo Piazzino che fa, se non mi mandate, che invita, aggiungetemi Piazzino. Non lo so, Piazzino ti può invitare nel party, stare in, online, ci salva il culetto se sta online, vediamo. Non so. Vediamo. Invitarlo nel party, intanto che lì si... Sì, intanto sta anche invitando nuove persone. Grazie Piazza. E Alex Bruce che commenta, sì, che un online, po' di gente, vediamo se entra così prende lui la lo share, intanto che io vado via con la mezz'oretta, giusto una mezz'oretta. Ok, rinnovo qua così. Tranquillo. Dura 60 minuti, lui potrebbe assolutamente entrare. Intanto ecco qui la classifica generale, vede TTG White con 53 punti, eccolo qui il nostro Salvatore. Ciao disgraziato, buonasera. Ciao amore mio, ti amo, ti amo. Madonna, che muscolacci che hai, amore mio, mi fai tutto arrapare, mamma mia. Non ce la potete fare, senza no, niente, di me, proprio... purtroppo mi ha chiamato l'urgente. Comunque vediamo la classifica, dobbiamo togliere 18 punti a Mario Stranger, quindi poi vedremo alla fine. 3 diamanti, 44 punti, 40 punti Pier Papi, 26 punti Kander, alla pari di Crocchi Polo. Campionato assolutamente ancora aperto, quindi chi vince si porterà a casa una maglietta Pipistrello Racing. Ovviamente ci siamo un po' ingazzati, è andato meglio a Baku, si è ingazzato più a Sim, si è ingazzato io, che i ragazzi stavano facendo un po' gli animaleschi, come hanno visto che stavano senza danni, si buttavano come i porci. Ora chi si butta come i porci di e basta. Atti, c'è Scanu TV che ti chiede se può essere salutato dalla piccionazza. Ciao Scanu, ti amo alla follia, poi mi dai il numero. Pure a quel te vuoi il numero? Ma porca puttana, questo vuole il numero di tutti, sta disgraziato. Vuoi? Mi dai cuffia? No, mi serve a me, se no non mi sento. Se tu la cuffia a te, come faccio? Ciao. Piazza, ti vuoi collegare? No, ti prego, butta un po' di gente. Alex, guarda, purtroppo non riusciamo a capire chi sia la causa di tutti questi incidenti. Vabbè, come noi quando siamo in campionato, ovviamente finita la gara, ci mandano i contatti, diamo le penalizzazioni. Qui è un po' difficile in base a quello che vediamo. Quello più clamoroso è stato quello di Mario, che ha proprio tamponato Crocchi Polo, togliendogli la togliendo la vittoria. Purtroppo sì. Ecco qui Laz, intanto uno che chiedeva di entrare. Eccolo qui entrato. Vedi che lui si connette, disgraziato. A posto, così almeno appena vado. Dipende tutto dalla connessione. Cavolo. Quando cambierò postazione, tra non molto, avrò anche una mira. Allora, per il momento primo Pergola, secondo no, Jack Arion è primo, Pergola è secondo. Comunque se sta giocando Pergola, Jack Arion, Pier Papi e Bomber Giaggia più o meno, mentre TG White in fondo, attenzione, White 17esimo, taglio anche Crocchi Pollo, quindi campionato veramente apertissimo, ragazzi, campionato apertissimo. Sì, lo so. Abbiamo anche 4 Azza che si chiama Tommaso e chiede di essere salutato dalla piccionazza anche. Ciao Mazza, ma tu ce l'hai grande la mazza? Fammi sapere, amore mio. Chiamami al numero 166 199 199 e schiaccia il tasto 3.
pure uno se c'è. Ma è Lassa. Shaper. Ma è Lassa, non Mazza. È Lassa. Ah, avevo capito Mazza. E allora io a me piace la Mazza. Jack è diventato per Papi. 1-20-108. Mario di vicinissimo. Mario 1-20-111, 1-20-112, c'è Garion! C'è ancora un millesimo! Show in quinta posizione, 1-20-9. Tanto ti volevo segnalare tre diamanti, che tipo Trendalange. Conosci Trendalange tu, disgraziata? E voglia! Si chiama Trendalange in Pornostar, non mi ricordo. Trendalange. Cioè, come si chiama? Sì, sì, un pornostar insieme a Rocco Siffredi. E io lo conosco perfettamente. Però 30 lanci ce comunque, l'avevo tre diamanti. Questo qua per me da F1, Piazzino. Molto, molto bravo. Molto, molto bravo. Beh, adesso dai, vediamo con gli eventi che organizzeremo. Sicuramente bravo, l'ho guardato anch'io, è molto bravo. Bravo, regolare, molto, molto veloce per il momento. Lui è uno dei candidati, ma intanto Pierpapi, detta legge per 3 millesimi su Mario e per 4 millesimi su Jack Orion. Strepitosi dal primo al decimo posizione, c'è un bel distacco, 4 secondi e 3, sicuramente qualche errore. Dark Shadow, bravissimo, in nona posizione, gli altri hanno tagliato e purtroppo Pergola 15 secondi, si è fermato, si è fatto una scopatina e poi ha deciso di fare il giro, perché 15 secondi sono un po' troppi, porca puttana. Anche Salvos chiede di essere ciao Salvo, I love you. Oh mio Dio, piove, piove, sì, piove, tutto bagnato, piove. Vai. È sempre questa cazzo di piove. Tu perché mai fatto sulla pioggia, mo? Sta pensando alla pioggia questa, subt bagnato. E mo vediamo Pierpapi come va sul bagnato quest'anno. Mo sempre se non lo sbattono fuori, vediamo. La prima curva. C'è anche da capire sto fatto. Vabbè, quello. C'è anche da capire questo fatto. Allora, io ti passo il comando a te. Ci siamo. Quarta partenza. Vai. Allora, appena parte, disgraziato, subito schiaccia quadrato perché devi fare veloce. Schiaccia quadrato, metti intervallo, dati i giri e tutti insieme. Dai, dai, veloce Marco, dai. Ora, sì. Schiaccia quadrato. Sono schiaccia qua, quadrato. Qua. Vai su dettaglio. 1, 2, 3, sui motori, 4, 5, lo sperimento, il via dei crampi. Parte bene, Pier, parte bene, Pier. Molto, bene lo Sky Tiger. Molto peggio invece Jack Orion, affiancato subito. Si allargano le vetture, Pier Papi rimane davanti. Mario lo insidia, all'esterno ci prova. No. Sembra essere davanti per Fabio. Vai dietro, vai dietro, vai dietro, vediamo dietro che succede. Andiamo dietro, oh, si girano le Red Bull. Fabcande, Fabcande, si è girato, l'ho visto. Questa volta l'ho visto. Una Mercedes, una Mercedes. Anche una Mercedes, quella di Sean se non sbaglio, sì. G7 Juve sì. In fondo anche lui. Poi Crocchi, tre diamanti, super mega guarda che casino. Qua sono i 5. Oh, la macchina in mezzo! Che è successo? Rosso è una Ferrari. Kengor. Kengor. Chi è che si è fermato in mezzo? Non so, ho visto una forsiglia, un crocchi rosso e una pergola. Andiamo pergola. Su Mario che è vicinissimo a 4 decimi da disgraziato di Pierpapi. Ancora bandiera gialla, Black Lore. Poi anche GR7 Juve si gira con una pergola, Dark Shadow, si girano, si toccano, si girano tutti. Sono in quattro. Non stanno in pista queste macchine, non stanno in pista. Sembra la Moto 3, quando cade uno cadono tutti dietro. Incredibile. Stiamo in avanti però. Mario lo Sky Tiger, 2 decimi da Pierpapi. Che potrebbe sono vicini, la sono vicini. Molto vicini. Vediamo qua. La chicane finale, molto famosa. Sinistra, destra. Esce bene Pier, esce bene anche Mario, però di due correzioni in curva, quindi Pierpapi sembra stare davanti. Ricky, terzo veloce. Posto, molto buono. Alex quarto, poi no, TTG White quinto. Non corro io, io corro in F2. Wow. Era 17esimo. Tre diamanti su Bob Bergia. Sì, ma anche White su Alex Brooks si è fatto vedere. Tre diamanti, mamma mia, che sorpasso! Bravo, tre diamanti. Bello, 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 bello. Come l'ha tenuta? Bello, molto bello. Molto bello. Forse MVP della serata per il momento. Beh, ragazzi, ma aspettiamo a dire la sentenza definitiva. Vai, ciao, ci sentiamo. Pergola intanto si è ritirato qualche attimo fa. Mario lo Sky Tiger adesso 5 decimi, Pierpapi scoda, per poco, non tocca la ghiaia, va con tutte le quattro ruote su verde.
ma rimane davanti. Ricky un secondo e 6, Alex Brooks un secondo e 1 da Ricky. Alex Brooks coda e White passa quarto da 17esimo. Incredibile. Che partenza. Anche 3 diamanti alla sì. Tiepullo Ricky larghissimo. Dove va? Ah, molto largo. E TTG White si avvicina. Due secondi a Ricky intanto. Anche Tiepullo Ricky ha recuperato tantissimo. Sì, era 16esimo se non sbaglio. Quindi 10 posizioni come minimo. Vediamo sul rettilineo se Mario lo Sky Tiger si avvicina a Pierpapi. Chissà se riesce a insidiarlo. Pierpapi, penalità di 2 secondi. Attenzione. Ah, questa pesa. Questa pesa. White gira veloce. 1.33, 863. Sul bagnato. Infatti White all'esterno su Ichi. Andiamo velocemente su di loro. Qui, side by side. Non si toccano. Che pulizia. All'interno White, Ricky sembra essere più veloce. Ricky però all'interno rischia di perdere aderenza, ma non la perde. Vediamo in trazione. Vediamo in trazione. Perché sono sempre qua vicino. Però Ricky è sempre la traiettoria White migliore. Avanti. White davanti. No, non è detto, non è detta. White ha toccato erba. Ha perso aderenza. Ha dovuto rallentare. Ha dovuto rallentare. Sì. Rischiava di tirarsi. E di questo ne giova di 3 diamanti, che ha superato Alex Brooks. Si trova in quinta posizione. Sì. Molto buono anche lui, che adesso si deve avvicinare. Quantomeno per non perdere troppo distacco dal rivale di campionato per il momento, per White. Che è di nuovo attaccato a Ricky. Stiamo su di loro, White si butta in quello che sarà poi un esterno e lo passa. Passa a Ricky, però all'interno, vediamo. Alexandro, se Longhito ti ha accettato, puoi entrare direttamente dalla sezione di Longhito. Adesso appena finisce lo accetto. Scusami Alessandro. White sesto davanti intanto. Abbiamo visto la passata all'esterno che poi si è trasformato in un interno, quindi abbastanza agevolmente. Bravo comunque Ricky per l'ottima difesa. Bandiera gialla intanto, non vedo dove. Intanto di Mario lo Sky Tiger non riesce a raggiungere Pierpapi, perché Pierpapi sta facendo un enorme ritmo. Sempre costante. Mario non deve raggiungerlo secondo me, deve andare con il suo passo tranquillo, però magari non sa dei 2 secondi. Ecco. Oppure magari l'ha preso anche lui in penalità. Intanto tiro veloce tra i 3 diamanti. Eccolo lì. Si è messo dietro a Ricky. Lo punta. Ricky un po' in difficoltà con le gomme. Più veloce tra i diamanti in uscita. Hanno staccato entrambi Alex Brooks. Jekoran squalifica intanto. Deve aver tagliato l'ultima chicane. Stiamo su 3 diamanti. Qua l'affronta bene la curva. Riesce a guadagnare. Ragazzi, questo qua è un evento organizzato per i piloti iscritti a Pipistrello Racing. Poi adesso ci sono 2 posti disponibili per i ragazzi che sono in chat. Tocca la adesso 3 diamanti passa. Scusami, e quindi vi facciamo partecipare, però tutti non ci stanno, ci sono solo 2 posti, quindi purtroppo è così, non possiamo far partecipare tutti quanti. Esatto, scusate. Se volete iscrivervi al nostro ai nostri campionati, mail a pipistrelloracing@gmail.com, tutto minuscolo. Tocca a Ricky. Tre diamanti. No, è Ricky che l'ha tamponato. È Ricky che l'ha tamponato perché è staccato tardi, ha rischiato di girarsi. E 3 diamanti perde. Però dura, va in quarta posizione. Sì, esatto. E intanto Mario lo Sky Tiger che si è avvicinato in una maniera incredibile a Pierpapi. Ora è molto vicino. È molto vicino, prende la scia sul bagnato, però non è la stessa cosa. All'esterno sì. Vediamo, ruota a ruota. All'esterno. Esperienza. Sacca forte. Però attenzione. Attenzione. Mario. Niente da fare. E lo tiene dietro. Deve passarlo subito. Anche se in realtà. Intanto Ricky 2 secondi. Quindi Alex Brooks potrebbe no, PMD non è questione di essere iscritti a Twitch o YouTube, è essere proprio iscritti ai campionati. Quindi le categorie che noi portiamo come campionati, non essere iscritti ai vari canali, che quello ci fa piacere, però è un evento che noi organizziamo con gli iscritti ai campionati, con i nostri piloti. Quindi adesso noi abbiamo dato a voi la possibilità di entrare, 2 posizioni ci sono. White su Mario, ha guadagnato 2 secondi, incredibile. Attenzione! Mario che ha scodato. Attenzione perché White potrebbe vincere ed è partito 17esimo White. Se non ha penalità, sì. Esatto.
Mario che purtroppo ha scolato in uscita. Guardate, per di sfumare le sue chance. Marco, siamo all'ultimo giro. Sì, no, all'ultimo giro. Attimo, non ne vale la pena. Ultima chicane. Ci facciamo l'ultima chicane insieme a Pierpappi. Pierpappi, esatto. Che non sarà di sicuro lui il vincitore. Non l'hai detto. Ah, perché Mario gli ha presi. Sì, più di 2 secondi. Vediamo. Pierpappi, White. White è. White vince. Avanti, White. Che gara. Pierpappi secondo, terza Mario lo Sky Tiger. Quarto di 3 diamanti. Alex Brooks, GR7 Juve, F1 Ricky, Bomber Giorgia, Balda. Eccolo qui, Balda. Megalodonte. Megalodonte. Sì, dopo una buona partenza sempre Camo Benz, Sean e Dark Shadow. Accetta i ragazzi, Long. Sì, accetta, tanto di cappello TTG White, davvero. 17esimo. Sì, assolutamente sì, gran gara. Accetto e invito subito, ragazzi. Sì, potete, o vi invita Longhito se riesce, oppure potete entrare direttamente voi, tanto la lobby è aperta ai solo amici, quindi potete entrare. Ok, ho accettato Lazza, ho accettato anche Ale Continental, quindi potete entrare liberamente. Possono entrare loro due e i posti sono finiti. Esatto, ci dispiace per gli altri. Comunque ripeto, noi siamo, come diceva prima Piaz, un canale YouTube e Twitch che porta principalmente campionati di eSport online su giochi di Formula 1, e apriremo anche una lobby di MotoGP a settembre. Abbiamo al momento 4 categorie, ma mancano solamente 2 piloti per abbiamo già siamo già cresciuti, si è rimasto indietro. Abbiamo 5 categorie per la Formula 1 per PS4, una categoria per la Formula 1 per PC, e a settembre apriamo anche quella di MotoGP. Quindi solo con Formula 1 siamo 120 piloti. Wow. La F5 da quando è che c'è? Da qualche minuto. Perché no, è che i ragazzi che sono in F4 li divideremo, perché sono in 40, quindi vengono però fuori non due lobby. Numero pieno, vero? Non sono ancora numero pieno. Manca due piloti, sì. Ok. Quindi mi raccomando, voi che state correndo, non siete iscritti ai nostri campionati, dovete, ce lo dovete ormai. Ok, allora ti invito, Alexandro, dai. Long, 4 gare di fila punti, grande Alex, assolutamente. Com'è che si chiama Alexandro? Mi dici il nome esatto? Alexandro. Ale Continental. No, scusa, Ale Godelen. Sì, sì, trovato. E poi c'era un altro, se non sbaglio, Lazza. Balda 90. Balda 90. Tutto attaccato? Balda underscore 90. Ma è già dentro. Ok, Ale Continental. Buona. Ciao, pieni. Sono tutti dentro. Buona, finita. Oh, ok. Non abbiamo visto la. Cioè, almeno io non ho visto la classifica, scusate. Ho visto un 79 punti, penso fosse White. No, sì, non ho visto anch'io perché stavo guardando chi c'era. Però va bene. C'è una bella pista poco conosciuta. La mia pista preferita. Dove non ci saranno ritiri. Qua è peggio di Baku, te lo dico. Mi sa di sì. Carichi per Monaco. Sai, quest'anno ancora non ci ho corso a Monaco, forse anche perché ho aperto il gioco questa mattina. Finalmente è arrivato anche te, eh? Sì, appena arrivato, quindi. Hai preso la standard o la legend? Standard. Sì, standard. Mi spiace per Senna e Prost. Però ho optato per la standard, scusate. Vado a prendere da bere un attimo, Revo. Vai, tranquillo. Sì, devi bere se vuoi commentare, perché altrimenti è soffocante. Prevedo botte violente contro le briere. Assolutamente c'è chi. Anche noi, anche se ci auguriamo di non stare. Prima gara a Monaco, dice Alexandro. Sei stato un po' sfortunato. Mi raccomando, pulizia. Ragazzi, pulizia. Abbiamo davanti White. TTG White. Mario Sky Tiger. Attenzione. Pierpappi anche. Sembrano i quattro più in forma.
Assolutamente. C'è Pergola che è forte, ha la velocità, ma non sembra avere quello spunto per andare davanti. Stessa cosa per Pierpati, primo. Eh sì, ma qua è impossibile seguirne uno. Continuano a cambiare. Mario lo Sky Tiger. Sono nel tunnel. White è sceso addirittura in sesta. Jack Orion in quinta in questo momento. Con questa volta Jack Orion davanti. Invece no, Mario torna davanti lui. Pierpati secondo, White quarto, terzo Pergola. Stiamo su Mario che mi sembra un buon, anzi no, Pierpapi lo passa. Andiamo su di lui allora. Si giocherà sul millesimo secondo me. Sì, sicuramente, come prima. Ultima curva, molto buona di Pier. Skoda, bella. Ed è pole position. Di due decimi. Quindi neanche sì, pensavo meno. Pensavo guarda quante squalifiche. 10 squalificati, ragazzi, calmiamo. No, più di 10. Ma secondo me hanno tagliato la chicane dopo il tunnel. Che lì è facile essere squalificati. Rispondo ad Ale Poplio 93 che chiede i nomi dei telecronisti. Allora, io sono Longhito, qui con me c'è Io Piazzino. Sono Piattino 1995. E Boris che è andato a fare una scampagnata. Esattamente. C'è Dark Shadow che ha montato le medie. Scelta che mi è piaciuta. Chissà quando tornerà Boris. Avrà portato con lui sicuramente la piccionazza, quindi sentirete di nuovo anche lei dopo. Assolutamente. Tanto siamo 50, quindi grazie mille a tutti. Gli otto partecipati, sole a catinelle, quindi lo scenario ideale per il Gran Premio di Monaco. Beh, qua con la pioggia c'è da morire, eh. Vabbè, con la pioggia infatti è luminoso. Ho paura per la partenza. Confido nella tua abilità da cameraman per riprendere tutti il più possibile. Abilità poke, ma va bene. Ci proviamo. Provaci, esatto. Eccoci qua, siamo in partenza. Carica solo Mario lo Sky Tiger. Peccato che non c'è il giro di formazione. Sì, ci mancava quello, chissà quante squalifiche pure lì. Beh, vabbè, così almeno li seguivi un po' di più. Quello sì, forse sì, ecco qui. 1, 2, 3, su motori, 4, 5, lo spegnimento, il viale del Gran Premio di Monaco. E ci spengono in questo parte bene Pierpaolo. Parte bene Pierpaolo. Attenzione a Pergola, Skyler, Pergola che scatto incredibile. È davanti Pergola. Attenzione però si prendono Pergola e Mario lo Sky Tiger, si prendono. Come hanno fatto a non schiantarsi? Si sono schiantati al muro, sono andati contro il muro, ma non hanno rotto niente, fortunatamente. Sì, non hanno fatto niente. Incredibile. Partenza pulita quasi per tutti, eh. Attenzione sì. L'hai chiamata. Vabbè, qui Tornantino. Lag di una Mercedes. Attenzione, Shola. Guardate su Tornantino quante macchine che si vogliono infilare, guardate. Mario su Pergola è più vicino. Vediamo qua, uscita del tunnel. Siamo davanti però, perché Mario sì, è vicino a Pergola. Anche tre diamanti bene, su White. Trattami bene la mia Ferrari. Tre diamanti si gira, ha toccato col posteriore la barriera e si è girato. Peccato. Male. Peccato. Ha creato un grosso ingorgo anche. È decimo. Peccato. Gara rimonta adesso. Bravo, è un grande ragazzo, ma bravo. Però fa troppi errori. Attenzione, Mario lo Sky Tiger che prova il sorpasso Leclerc, ma non si riesce. Sì. Solo Leclerc si può riuscire. C'è riuscito invece tre diamanti, un croce di Megalodonte su Dark Shadow e anche di tre diamanti a sua volta dentro, sul suo compagno. Qualcuno si è girato dietro, si è girato alle Continental, di nuovo. Ah, alle Continental, sì. E che lotta con Balda, i due appena entrati, anche Nazza, sono in tre, grandi. Che botta di alle Continental, dritto contro il muro, l'auto si è sollevata e ne perde quali posizioni. E anche là. Abbiamo Mario attaccato a Pergola, davvero attaccatissimi qui. Vabbè, qua pista. Sono tutti attaccati. Sono all'entrata del tunnel. Mario con la sua Renault giallo scintillante. Pergola con la rossa opaca. Attenzione, sul Tornantino, guarda, Balda da Shadow. Mamma mia, che lotta dietro.
complimenti. Torniamo davanti però su Mario, che mi sembra essere il più attaccato di tutti in questo momento. Però tanti duelli anche dietro, mi spiace. Però è difficile superare qua. Sì, adesso però vediamo che ha il rettilineo principale. Deve uscire bene. Di pochissimo. Personalmente non sono mai riuscito a superare su quel rettilineo, anche se c'è zona di RS, ma non ci sono mai riuscito. E come te fa Mario, che si accora? Terzo. Sì, l'unico punto per superare è il tunnel. È l'uscita del tunnel. Eh sì, è vero. La chicane lì è per insidiosa. Allora li andremo a prendere dopo. Adesso se vuoi andiamo un po' indietro. No, perché perco la sbanda. Riesci a tenere. Scusa, vai. Sono tante cambi di posizione perché Mario. Molti sono ritratti da... Mario lo Sky Tiger fa rompere la pergola. Sì, anche lui ha sbandato, però ora pergola in grande difficoltà con la rotta. Infatti sbatte contro il muro del tunnel. Mario con la rotta qua perdi tantissima di importanza. Non riesce a girarla la macchina. Esatto. E infatti qua vediamo in curva veloce, insidiosissima. Vediamo pergola. La cosa positiva è che comunque è una pista stretta e può far da tappo. Sì. Ce l'ha fatta pergola. Guardate Pierpappi, 7 secondi. Vola via. Vola via. Pierpappi, ragazzi, saluto. Attenzione, Mario Sky Tiger all'interno. Mario, non ci passate qui. È possibile, è pergola. E va a sbattere. Pergola va a sbattere. E Mario Sky Tiger fa. Non esiste. E White, attenzione perché è rientrato insieme a Giovinco. Pergola all'interno, taglia. Ma taglia, va a sbattere un casino. White sbatte Giovi, perché White no, sportellata. Pergola tiene la posizione. White rimane quarto e GR7 approfitta, si avvicina anche lui. White si fa vedere all'interno, si butta all'interno, tocca il corto anche occhio lui. Occhio qua al Torrentino. GR7 si butta, arriva anche lui. GR7 quarto, lui sì, è White bloccato. Muro. White bloccato. Muro. Oh. Le due Ferrari ha fatto gioco di squadra. L'hanno malmenato White. L'hanno davvero stuprato, vorremmo dirlo però. Esattamente. Lo dico io al posto tuo, non ti preoccupare. Esattamente quello. Tre diamanti su Sean adesso. Tre decimi. Sì, White, ritiro. No, abbandono. Crash. Peccato, speriamo che possa rientrare però. Perché davvero era il favorito alla vittoria finale di oggi. Assolutamente. GR7 su pergola. Due decimi. Ecco all'interno. C'è il ghost di TTG White che a momenti supera le due Ferrari. E beh, il ghost tra l'aria pulita, bello tranquillo, potrebbe. Tre diamanti. Niente. Impossibile. Davvero. Mi immagino questi due che sono in parte insieme, le madonne che si stanno cacciando l'uno con l'altra. GR7 pergola un po' largo, GR7 annusa il profumo. Sì. Fa più di annusarlo. Ci prova all'interno GR7 Juva. Juva, ho detto Juva. Però va bene. Non diciamo quello. Pergola, taglia. Pergola, ma che fai, pergola? Altri due secondi. Siete amici, ma fate buoni. In parte insieme. Sì, esatto. Sean ne approfitta. TG White che è riuscito a entrare nella lobby, ma in un punto tre diamanti. Schifoso. Tre diamanti. Quindi si blocca. Tre diamanti. Non tocca nessuno, ma va un po' largo Sean. Io non so come cacchio fa a far ste rimonte a Monaco. Cacchio, è girato al primo giro. Intanto Pierpappi vince. Scusaci, no, abbiamo guardato. Mario lo Sky Tiger, secondo. 10 secondi, wow, che distacco. In 5 giri. Sarà terzo. Terzo. Poi medaglia di legno per Sean. Pergola, quarto. No, perché la penalità sì. Tre diamanti. Tre diamanti. Che recupero. Che recupero. Che medaglia di legno. Pergola addirittura settimo. Settimo. Ottavo Laz, nono Fabcande, decimo Balda. Anzi, decimo Alex Brooks, undicesimo Balda. 12esimo White, aia male. 13esimo Boomer Giacia, poi Megalodonte, Crocky Pollo, Como Benz, Ale Continental, Dark Shadow, Ricky e Black Lore. Qua. Anche questa è bella dura. E le piste ostiche dovrebbero essere finite. Sì. Belgio.
Belgio e Ungheria abbiamo. Beh, vabbè, Monza, però non ci sono i muri. Sono attaccati. Bevo un goccio, dammi 3 secondi e arrivo. Non ti preoccupare, tanto siamo qua. Stiamo girando con Pierpaolo perché non l'abbiamo inquadrato prima, mi sembrava giusto. E Pierpaolo vince il Gran Premio di Monaco del primo evento Formula 1 Pipistrello dei Racing. Scusa Pierre, ti abbiamo proprio lasciato perdere. Ottima gara comunque, tanto distratto. No, le abbiamo decise, le abbiamo decise pre. Abbiamo fatto una non classificata con abbiamo deciso 10 piste, le abbiamo impostate, quindi non sono casuali. Sono un po' quelle particolari, abbastanza amate. Sì, dai. Abbastanza. Anche abbastanza insidiose. Monaco e Baku ne sono l'esempio. Anche qua non tante penalità, devo dire, comunque si sono risparmiati sulle penalità, quindi buono. Guardate l'Hazard, 28°, complimenti. Balda, anzi Alex Brooks da 19° a 10°. Pier Papi che mantiene la prima, Mario che mantiene la seconda, Jack Orion da 12° a 6°, molto, molto buono anche lui. White purtroppo invece perde da 4° a 12°. Rieccoci, sì. Scusa Francesco, scusate. Ricordiamo come manchino 4 tracciati alla fine, ovvero Francia, Ungheria, Italia e Abu Dhabi. Li hai messi tutti in postazioni? Sì, sì, vero? Sì, non ti preoccupare, Long. Puoi fidarti. Oh, ecco qui. Mi fido un po' meno invece di questo bel temporale. Piove in Francia. Piove in Francia. Alle Castellette. Non lo so, purtroppo adesso mi vado a riprendere la foto così dei punti, così facciamo sempre la somma a fine gara. Prego, fa che si veda, fa che si veda. No, sì. Giova, non l'aggiungiamo Belgio, ne abbiamo tolto uno per questioni di tempistiche, quindi invece che 10 gare sarà 9, è lo stesso. Ale che dice, citando Vanzini oggi, che Paul Ricard, il parcheggio del centro commerciale, con quelle striscioni blu e rosse, abbastanza imbarazzante. Oh, eccoci qua, finalmente qualifica. Anche i piloti ora dovranno riprendere per bene il passo di gara e riprenderlo con questo anche... tempo non è il top. No, non è facile. Una lunga pausa purtroppo. Ah, poi su lì è un bagnato da intermedie, non dal full wet, sì. Ma comunque piove molto. Piove molto, infatti mi sembra che siano scesi tutti con intermedie. Sì, sì. Tutti intermedie. Abbiamo davanti White, e non è una novità, seguito da Mario, 3 diamanti, pergola Pierpaoli, classico. Jack Orion subito dietro, abbiamo Laz, grande. Laz che si è appena unito, comunque sembra essere molto molto veloce. Adesso un posto si è liberato, quindi se qualcuno vuole unirsi in gara può benissimo farlo. Ale che ci scrive, che ci ripete che il gufare è il suo lavoro. Siamo. Beh, anche noi non siamo da meno. Io ne ho tirate qualche volta a qualcuno. Mi scuso. Purtroppo è come se ci fosse qualche magia oscura quando sei al commento, devi per forza fare qualche predizione. Sì, devi dire qualcosa. Ad esempio, un White che vince. La butto lì. Oh madonna. Sì. Squalifica. Beh, intanto si prende la pole. Squalifica Pierpaoli, squalifica Laz, squalifica Pergola. Diverso. Aia, male per Pierpaoli perché lui sta comandando la classifica in questo momento. Era davanti.
ringraziamo gli spettatori che sono quasi tutti tornati subito. Molte grazie. Quindi sì, White davanti un secondo a Mario. Ha dominato in pratica. Un secondo assolutamente 0-0. Sì. Quindi abbiamo TTG White, Mario lo Sky Tiger, T3 Diamanti, Jack Orion, Ale Continental, Fab Candy, 07 Yuba, Alex Brooks, Balda, Sean e poi tutti gli altri. Sì. Con diverse squalifiche da Pierpaolo in giù. Ben 5 squalifiche. Comunque, visto che sono 19 piloti, sì, hai ragione. Ti devi fidare del tuo piazzino. Ti devi fidare. Avevo visto male il numero. Tu ti devi fidare. Ti devi fidare. Sì. Fidati. La fiducia non manca. No, qua solo spende. No, Lazza, non faremo un altro campionato dopo. Non abbiamo abbastanza tempo. Sì, ti invito dopo, Matteo. Sì, esatto. Abbiamo un ultimo posto libero, quindi molto volentieri. Ribadiamo le nostre scuse per l'interruzione. 1, 2, 3, sui motori, 4, 5, lo spegnimento, il via del Gran Premio, Le Castellet in Francia. Partono, parte molto bene White, molto bene anche Tre Diamanti, mi sembra, che sta insediando Mario lo Sky Tiger, che però all'esterno, infatti Tre Diamanti si butta dentro, secondo Tre Diamanti, agevolmente, poi Jack Orion. Attenzione, Ale, dietro, sì, chi è? Ale Continental, troppo, che si è girato. Sì, mi sembra proprio anche Ale. Pierpaolo ha rotto tutta l'ala, Pierpaolo ha rotto tutta l'ala. Attenzione, ho visto una McLaren. Sì, si girano tutti. Megalodonte, mi sembra. Troppi. White davanti, vuole dominare. Con Tre Diamanti. Andiamo a vedere Mario davanti, attaccato. Perché Mario lo Sky Tiger. Mario svernicia Tre Diamanti e prende subito di nuovo il secondo posto. Jack Orion deve avvicinarsi, non deve perdere assolutamente il treno in una pista veloce come questa. Ancora Tre Diamanti, attaccato a Mario. Però Mario sembra essere molto più veloce di tutti e si avvicina a sua volta a White. Bandiera gialla dietro, Alex Brooks ancora quinto. GR7 che cambia auto è sesto. Top Gun è settimo, Pergola ottavo. Ricky nono. Laz che lo insidia. Vediamo, stiamo su di lui. Non è abbastanza pericoloso, quindi andiamo indietro. Attenzione, arriva una Mercedes a manetta. Si girano, si girano, contatto. Contatto. E Laz. Sean che ha toccato, è arrivato lungo, ha tamponato Laz, se non sbaglio. E gli manca anche mezza ala anche a Sean. Li ha evitato. Peccato, peccato. White davanti, Mario secondo, Tre Diamanti terzo, Corion quanto, Ares Brooks quinto. Davanti abbastanza invariate le posizioni. CR7 sesto, poi c'è distacco con Fab Kande che si gira. Attenzione, Fab Kande si gira tutto da solo. E quindi perde la settima posizione. Lo passano tutti, tutti. Ottima la partenza di Ricky che ne guadagna 10. Anche Pergola ne guadagna 9. Davanti i primi 4 congelate. Come sono partiti? Ora assolutamente. Sono tranne di Tre Diamanti, forse. Attenzione, Jack Orion. No, no. Jack Orion davanti. Davanti di prepotenza, non ha una gran velocità di punta di Tre Diamanti nel rettilineo, no, lo sverniciano anche senza DRS. Abbiamo visto anche prima Mario senza DRS, sì, esatto. Mario comunque adesso non deve assolutamente lasciar scappare via White. Attenzione, anche tra GR7 e Juve passa su Pergola, adesso attaccato da Alex Brooks. Williams contro il Toro Rosso. Davanti Tre Diamanti su Jack Orion, si fa vedere, non basta. Vediamo qua il rettilineo principale, sembra essere un po' più distante. Più vicino invece GR7 su Alex Brooks. Torna a guadagnare Tre Diamanti. Ora sì che è vicino a Jack Orion. Meno di 2 decimi, si butta dentro Tre Diamanti. Che mossa. Va lungo chiaramente. Però Jack Orion lungo, passa, sì, esatto. Anche dietro Alex Brooks va lunghissimo, prende il palo. C'è il cartello. Davanti però, davanti. GR7 si ancora. Attenzione su Tre Diamanti, Tre Diamanti su Jack Orion. Ci prova, prova l'incrocio. L'incrocio non è abbastanza veloce. Prova. Jack Orion mantiene la terza. Aspetta, prova. Davanti, prova l'incrocio. L'incrocio. Pierpaolo nono. Garra di rimonta la sua, rischia di perdere punti preziosi
in ottica si è fermato a cambiare l'ala. No, ha l'ala distrutta Pierpapi, sta continuando. A 4 secondi, almeno a 4 secondi minimo. Sta continuando nonostante l'ala distrutta. Sì. L'avevo visto infatti. Ora sì che si avvicina Jack. Per forza di DRS. Però Alex, come vedi non si riesce ad avvicinare, perché non ha una velocità di punta enorme nonostante il DRS. Alex Brooks è quello che ho guadagnato più di tutti. Ora è vicino a 3 diamanti, ma assolutamente qua non basta. Deve sfruttare la percorrenza di queste curve veloci. Vediamo se ci riesce. Potrebbe le pergole che Skoda là dietro. Qua c'è un trenino a 4. Anche più di 4. Mi sembrano 5. Sì. È arrivata anche pergola. Non so chi seguire, sono tutti davvero gli stacchi sembrano uguali per tutti. Tranne i primi due del resto, lotta per la terza posizione è aperta per 5 piloti. CR7 su Alex Brooks. Ci prova. Non ce la fa. Adesso aprirà il DRS. Ma ci vanno tutti qui, ci vanno tutti tranne Jack Oreo. Vediamo allora le velocità di punta. CR7 Juve all'interno su Alex Brooks. Passa. Ottima la staccata. Per giorno però va largo, quindi Alex è più veloce. Può insidiarlo subito, preferisce non rischiare, sì. Deve aspettare il rettilineo. Ercola si avvicina nettamente, pure lui. Le due Williams, Alex Brooks e Pergola. Intanto c'è Corion che cerca di allungare. Sì, deve. Quindi rimarrei su Pergola. Sì, Pergola. Rimaniamo su questa lotta 3. Che ha il DRS su GR7. Che GR7 ha il DRS su 3 diamanti. 2 secondi, 3 diamanti intanto, attenzione. Anche le penalità rischia qua. Rischia di essere buttato fuori dalla lotta. Attenzione, Pergola su Alex Brooks. Ci prova in un settore interno, impossibile. E passa. È davanti. Qua è davvero difficile superare in quella curva lì. Sei in pieno, hai 320 in curva. Davvero difficile. Sì, è la curva più veloce di tutto il circuito, se non sbaglio. Pergola qui, adesso si attacca a sua volta GR7 Juve. 3 decimi, 4 in questo momento. Assolutamente. È nel mirino. Sì, si avvicina molto. GR7, sì, un pelo più veloce, ma adesso... Mamma mia, Pergola, scia, DRS. Lo fa, sì, si prende Lo passa, lo passa. Vediamo chi stacca bene, stacca meglio Pergola. Si toccano i due, CR7 non demorde. Ora all'interno si gira, la perde. Si gira. Tocca al fianco di Pergola, la persa. Non è stata colpa di Pergola assolutamente. Lotta in due lì è rischioso, lo devi sapere. Assolutamente. Intanto ti tre diamanti è già la seconda penalità che prende, eh. Quindi attenzione. Sì, 4 secondi. Interessante, White, io l'avevo detto. Siamo alla fine, ho detto che vincere. Ale, magari, gliela tirata. Seguiamo lui. Messo lungo, incredibile. Si gira, uscita del tornantino, si gira. Unico duello di Sean su CR7 Juve. No, io adesso continuo a seguire TTG White, che se lo merita. Ha dominato sotto la pioggia in qualifica. Ha dominato la gara sull'asciutto. Evidentemente gli piace vincere in solitario. Assolutamente. E sarà un pilota ostico per il prossimo anno. Prossimo ormai neanche tanto. Mancano solo 2 mesi. Eccolo qui, ultima curva. E TG White vince il Gran Premio di Francia. Secondo. Mario lo sì, Sky Tiger secondo, una penalità no, Jack Oreo passa pulito Alex Brooks quarto, quinto Pergola, sesto addirittura di 3 diamanti. 3 diamanti che perde tanto qua da White. Per Papi decimo addirittura, anche lui pieno zeppo di penalità, e quindi perdono punti importantissimi sia lui che 3 diamanti, mentre Mario riesce a limitare i danni. Buono Gecorio invece che guadagna qualcosina, è buonissimo. Ma questo trenino di macchine come si incula allegramente, guarda, sono tutti attaccati. È entrato, è subentrato nella macchina davanti. Penetra.
Speriamo che abbia usato le giuste precauzioni. Speriamo, se no esce un misto tra Alfa Romeo e Toro Rosso, che non deve essere un bel vedere. Beh, dai, un Alfa Rossa o un Toro Romeo. Toro Romeo mi piace. Beh, l'Alfa è già rossa di suo, quindi potrebbe anche andare bene. Sì, sì, esatto. Arriva a chiudere il gruppo Dark Shadow. Per rapido abbandona, attenzione. Crasha. Lo sasso. Probabilmente crash. Oppure ha deciso di abbandonare, però non mi sembra il tipo che abbandona. Quanto Alex, ottimo piazzamento, ce lo fa notare anche lui in chat. Dun dun. Ecco qua ancora il podio, bandiera australiana di White, insieme all'italiana di Jack Orion e la brasiliana di Mario lo Sky Tiger. Classifica, primo White, poi Jack Oran, Mario, Alex Brooks, Pergola, Tre Diamanti, GR7 Juve, Sean, TF1 Ricky, Pier Papi, Laz04, Fab Kande, Ale Continental, Black Lore, Balta, Camo Benson, Megalodonte, Bomber Giaggia e Dark Shadow. Pier Papi ha deciso di abbandonarci. Oh, perché ha crashato e quindi ci ha abbandonato. Ah, non rientra più? No. Peccato. Vero peccato. Quindi Longhito, tu sei il proprietario del party, quindi invita Tiglio. Sì, è tornato. Vai. Invito subito. Dolce Alex Brooks 10 pergola. Matteo, e bisogna che mi mandi la richiesta di amicizia, se no non posso invitarti. Long, sì, ti invito io, però non so se sono, se hai il profilo aperto e ricevi proposte. Comunque provo. Fai in fretta. In caso sì, ci provo. Niente, andato. No, Matteo, però me lo prende comunque. Vai, okay. Io ti ho invitato. Non so se sei, se la ricevi in ogni caso. E siamo in Ungheria. Sì, Ungheria. Comunque i piloti sembrano tutti d'accordo nel togliere Abu Dhabi e tenere Belgio. Quindi io farei senza Abu Dhabi e mettiamo Belgio. Hai invitato Boris? Sì, invitato. Non è ancora entrato allora. Mi chiamo Longhito 23 con la L maiuscola. Per Matteo. Tu dai 23 attaccato. Sì, l'abbiamo capita. Il gruppo Telegram, sì, è solo per i piloti. Abbiamo i gruppi ufficiali dove vengono divisi i vari piloti per le categorie. E poi abbiamo il gruppo Topic, che è tipo un enorme, come dire, minestrone, ecco, con tutti i piloti delle varie categorie. Sì, l'ho ricevuta, ti accetto subito. Purtroppo non posso invitarti, però. Ti ho invitato, ma non penso che ti sia arrivato. Al massimo ti invito a fine gara. Oppure se c'è qualche pilota che senti. Abbiamo un White indietro. Sì, perché è 16. Molto indietro. Si è girato, per quello. Ah, ecco. Quindi a Paul l'abbandona. C'è GR7 in questo momento, Paul provvisore. Ungheria, pista molto tecnica, piena di curve insidiose, forti staccate, prepotenti. Assolutamente. Come che bisogna sollecitare al massimo. Non è apprezzata da tutti,
ad alcuni invece piace davvero davvero molto. Vediamo, GR7 Juve dovrebbe transitare per primo, è così. Secondo Gecorio. 17, secondo Gecorio, terzo tra i diamanti. In fondo invece White. Un gruppo Telegram per il spettatore? No, attualmente no. Però è un'idea, sinceramente. Sì. Assolutamente, perché quello che era il gruppo per gli spettatori è poi diventato da solo il gruppo della nuova F4 e F5, quindi potremmo rifarlo, dai. Assolutamente. Quando tanto vediamo GR7 Juve, Zecorion, T3 Diamanti, Mario lo Sky Tiger, Pergola, Laz, Fabkand, TF1 Ricky, Sean e Bomber Jaja e poi tutti gli altri. Quindi 14esimo White. Oh, carichi per l'ennesima partenza di questa serata. Le mie corde vocali sono un po' meno cariche. Settima? Siamo alla settima, sì. Settima. Lasciamo stare. Ti dico solo che ne mancano tre e basta. Questa, Belgio e Italia. Chiuderemo con Monza, infatti. Esatto. Allora, bevo un goccio prima della partenza, scusatemi. Tranquillo, vai. Manca solo Gecorio che si sta preparando. Quest'anno apprezzo il fatto che non ci sia più il bug dei semafori, davvero. È bello, è vero, quello è bello. Ci sono altri bug, ma i semafori no. Eccoci qua, siamo già al 3, siamo al 4, siamo al 5. Vediamo lo spegnimento, arriva subito. Buono lo stacco di GR7 Juve. Mi sembra buono anche quello di Mario lo Sky Tiger. Ancora meglio quello di 3 diamanti. Che però all'esterno, ottimo invece Pergola. Attenzione, qua T3 Diamanti dove va? Molto all'esterno. Le due Sauber. T3 Diamanti, passa. Sono girate e hanno fatto un bel casino là dietro. Attenzione, McLaren! McLaren, muro. Sì, è quella di Megalodonte. Mi sembra, sì. Assolutamente, proprio lui. Vado davanti, che sono tutti vicini. Ha perso due posizioni Gecorion, quindi malino il suo stacco. Ottimo invece Bomber Jaja, che ne guadagna 4. Rimaniamo davanti, sì, con Bomber Jaja. Mario lo Sky Tiger si è girato. Mario lo Sky Tiger si è girato. Ah, Mario? Eh sì, è vero, era Tereno. Non si è girato. Lì probabilmente ha toccato il cordolo interno. E se tocchi quel cordolo la perdi perché è cemento. Sì, sì. E quindi la perdi. E ora è attaccato a TTG White. Due che sono davanti in campionato, ora sono dietro. E quindi 3 diamanti, ne può approfittare assolutamente adesso. Deve approfittarne. Deve andare a riprendere il GR7 e andare davanti, mettersi davanti, guadagnare il più possibile. Molto attaccati tutti anche dietro. Stiamo su... Fab Khan mi sembra molto attaccato. Un po' tutti. No, sto più davanti. Perché qua ci sono. Ho trovato una telecamera che me li fa vedere quasi tutti. Vai. Tanto il nostro Boris si è unito. Aspetta che devo disattivare. Devo riattivare audio della chat. Eccoci qua. Tornati. Entra anche in lobby. Ottimo. Sei su chi? Bandiera gialla è. Non lo so chi l'ha data bandiera gialla. Ho visto dei detriti volare, però non ho visto nessuno girarsi. No, esatto. Ottimo, Alex Brooks, 10 posizioni guadagnate. Era 18esimo, adesso è 8esimo. E si mette a martellare per recuperare ancora. Attenzione, Gecorion, 5 decimi su 3 diamanti, che diventa un 7 adesso. E Pergola dietro a 4 decimi. Ah, sì, allora stiamo su di loro. Settore 3. Ultime curve. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Bentornato. Fino a non avere risposto bandiere gialle non sappiamo chi. Disgraziati! Ritiro. Una piccionazza, ci è già mancato. Scusate. Partecipo al Gran Premio di Monza. C'è prima ottimo, Belgio, mi piace. Prima Belgio, sì. Ah, prima Belgio. Facciamo Belgio e Monza. Abbiamo tolto Abu Dhabi perché i piloti hanno preferito fare Belgio invece che Abu Dhabi. Disgraziati, maledetti, Abu Dhabi.
è sparito l'audio di Boris. Sì, ottimo. Abu Dhabi e ti abbiamo perso. è crashato. Boris abbandona Crash. No, non in questo momento. Stiamo su Alex Brooks. Mi sembra il più attaccato tra tutti. Direi su di lui. Sì. Attaccato a Balda o la sua Williams, Rookit e Rexona. Sembra prendere meglio le curve rispetto a Balda. Sfrutta molto bene i cordoli. Ancora qua, una linea più interna. Direi solamente 3 decimi adesso. Veloce, ma qua è impossibile superare. Qua, sì, guadagna tanto in uscita. Deve superarlo adesso, che c'è del rettilineo. Adesso attivo il DRS. Eh sì, 4 giro lì già, quindi sì. Un po' largo qua. Larghino, infatti ha perso qualcosa. Però li guadagna, È veloce, va all'interno. Stacca forte. Attacca meglio Balda. Sì, infatti, testa a testa, sai, vai. Attenzione, ancora il DRS. Davanti. Sì, davanti. Ci spostiamo su Gecorio. Vediamo se riesce a recuperare tutti i 3 diamanti. E poi all'ultimo settore passiamo su GR7U. Sfiora davvero il cordolo. Quello lì sappiamo, cordolo maledetto. Intanto Mario arriva decimo, supera White, quindi undicesimo. Lotta 2 dietro tra i due leader del campionato. Solo uno forse andrà a punti. Comunque un punticino per consolazione ci può stare. Assolutamente. Bandiera gialla ancora e area continentale. TTG White adesso. Mario lo Sky Tiger nono. Eh sì. E decimo TTG White. White! No, White si ributta dentro. Che Sono su GR7 Juve. Ok. Cioè si è ributtato dentro, è stato davvero un ottimo sorpasso. GR7 Juve vince il Gran Premio di Ungheria. No, niente. È l'ultimo giro, mi dispiace. Sì. È stata una delusione. Ma perché? Io prima i piloti, tu penso, giustamente. Ah, ora. Con Jack Horner, anche se è tremendamente avvicinato a 3 diamanti. TF1 Ricky su Balda. No, su Alex Brooks. TF1 Ricky che però va lungo e Alex Brooks passa Alex, anche su TF1 Ricky. Balda e TG Balda. E TG White no. No, Balda TF1 Ricky. È dietro perché Mario Ricky davanti. Sì. Quindi Ricky è riuscito comunque a limitare i danni. Andiamo Balda più veloce qui. Ah, taglia male però, infatti Ricky. Balda 2 secondi. Siamo davanti assolutamente. GR7 che ha dominato, anche se per pochi giri, questa gara. È stato davanti fin dalla pole. Evidentemente un Garry ha un circuito che gli piace molto. Assolutamente. Ha dato 1 secondo a 3 diamanti. Comunque vedo un GR7 Juve molto più carico rispetto a col gioco F1 2019. Sì. Ci sarà da divertirsi con questo ragazzo. Sì. Eccolo qui. GR7 Juve vince il Gran Premio d'Ungheria, stavolta è vero. Terzo, secondo Gecorion. Di 3 diamanti per penalità. Terzo, quarto Pergola, quinto Bomber Giaggia. Sì, arriva Alex. Sesto Alex Brooks. Sesto. Balda settimo, supera TF1 Ricky. Mario lo Sky Tiger ottavo. E White decimo. Per due millesimi non passa nono TTG White. È niente, 2 millesimi. Niente, davvero niente. Non li perdi né li guadagni in una curva, li guadagni su qualche metro di rettilineo. Davvero. Sì, niente. No, ma niente. Penso che sia neanche uno sputo, 2 millesimi. Arriva ora Black Lore. Black Lore su Show su Megalodonte. Comunque lotta per la quarta discesa. Però poi per penalità passa dietro. Chiude ancora una volta in fondo. Dark Shadow arriva in ultima posizione. C'è Saetta che ti chiede: secondo te come sta andando il mini campionato finora? Beh, allora, intanto bene e male, nel senso che è partito male per scorrettezza da parte dei piloti ed è andato man mano a migliorarsi.
Quindi bene perché si è migliorato, male perché abbiamo avuto problemi con la live, ma comunque la sostanza è bene, dai. Sì, ti invito subito. Io ho la schiena bruciata, mamma mia, che prurito. L'ho tutto bruciato. No, tutto. Tutto ragazzi, tutto. Che mia figlia mi ha tenuto in acqua tutto il giorno e ho preso il sole e ho un male cane dappertutto. E intanto 07 Juve vince, Jekorian secondo, terzo T3 Diamanti, Pergola, Bomber Giaggia, Alex Brooks, Spalda, Ariello Sky Tiger, TF1 Ricky e TDG White. Ma Alex Brooks quante posizioni guadagna? Anche qua è partito 18esimo. Tutte le gare così. Con i primi tre che si sono confermati ai loro posti. La piccionanza l'abbiamo invitata, è in party, ma deve avere qualche problema al microfono. Magari passerà a fare un saluto dopo. Adesso ti invito, Matteo. Appena carica. Eccoci qua. Se inviti lui non può. Se inviti lui non può entrare Boris. Vabbè, o finché direi che finché non si collega possiamo farlo entrare. Sì. Ah no, cazzo. Cosa? Non avevo cambiato la pista. Eccoci. Sì, Boris, sì, c'è. Come pilota. Allora, Nazza su Ferrari. Ah, allora ci siamo tutti. Ottimo. Vabbè, ovviamente non ho l'assetto, ragazzi. Saluto chi mi stava salutando. Stavo mangiando una bella salsiccia. Quindi ci sarà la piccionazza a correre. Non Boris. Alex a Monza, a Belgio, finiamo. Non Monza. Facciamo Belgio e poi Monza. E poi basta. Scusate, oh, mi è partito. Però una piccionazza che fa così è proprio brutta. No, non ti preoccupare, apprezzano lo stesso. Vabbè. Dovresti concentrarti sulla partenza, sulla gara, sulle qualifiche invece. C'è la qualifica adesso, mangiando, amore. In Belgio. Ok, ce l'ho l'assetto, copy. Oh, cazzo. Vai in pista. Proviamo. Direi che allora la qualifica ce la può fare la piccionazza. Siccome non abbiamo niente da inquadrare. La inquadriamo. Sì, ma non per vincere. No, per farci un bel giretto della pista. Sì. Se riesco a beccarla. Io ce l'ho. Si è girata, la piccionazza, si è girata subito. Bastarda, avevo trazione di controllo. No. Quindi salta, accelera, mi si è girata. Vabbè, facciamo il giro giusto per vedere come va. Guarda, sei comunque 12esimo al momento, quindi su 20, pensa te. Dai, disgraziato, fatti vedere!
Va bene. Ma lo sanno i disgraziati che se mi toccano li caccio dal campionato? Ma non lo sanno, lo sapranno presto. Quando vedo che l'abbiamo rimossi. Avviso a tutti i piloti che siete in live di farmi passare, se no fuori dal campionato. Hai sentito che questa è peggio di Hitler, disgraziati? Questa presa di potere da parte tua proprio non la concepisco. Tesoro, devo vincere io, punto e basta. Quando mi hai chiamato ieri sera eri proprio carina. Grazie. Ragazzi, ieri ho visto Piazzino tutto nudo con le mutande. Oh my god. Ma la sorella Lina pensi che sia più performante di te in certe azioni? Sta proprio ingazzata quella, non ne parliamo che non stiamo facendo la puntata con lei. Non la calcoliamo, è esclusa. No, presto Lino ha detto che lo fa di non debuttare. Se no quella mi dà ammazzate, che capi? Presto andiamo sulle moto. E intanto la Piccionazza chiude undicesima, eh? Batte anche Secoria. Non è male. Dopo essersi girata, giustamente. Secondo me si è girato anche Secorion. Sicuramente. Intanto Ale ci scrive: la Piccionazza è carina, ma quando va in pista si trasforma. Sì, divento come la Letizietto. Intanto primo TTG White, secondo Mario lo Sky Tiger, terzo Alex Brooks, Matteo 2003 Matteo, 07 Juve, Pergola, Sean, di Tre Diamanti, Fab Kande, Laz, Boris. Cioè ragazzi, ma si può correre con Reggisene per il Zoom, fa un caldo la madonna. Sì, sicuramente. In topless, vedi, direttamente in topless. Ti inquadrano di continuo. Reggisene di pizzo viola nero. Preferisco il topless, grazie. Ah, ok. Quindi via tutto. Ok, siamo pronti. Vediamo che cazzo combinano questi. Ma stanno i danni? Ridotti. A me piace extra large. Cosa c'entra con i danni? Ho scherziato, maledetto. Sembra quella la penso, quella bastarda. Oh, ci siamo. Attenzione, tutti. Ci siamo. 2, 3, sui motori, 4, 5, lo spegnimento del Gran Premio del Belgio. Partono adesso. Ottimo come al solito lo spunto di White. Molto buono anche attenzione, Alex. Alex Brooks all'interno di Mario lo Sky Tiger. Mamma mia. CR7 Juve. Che cosa è successo dietro? Lungo, dritto come quello là, come cazzo si chiama col candela quando Alonso? Non mi ricordo. Grosjean. Attenzione, Alex Brooks, Alex Brooks su TDG White. Sì, sì. Per la prima posizione Alex all'esterno non ce la fa. Ho visto 5 vetture ad alzarsi, un casino pazzesco. Matteo Pergola, Matteo Pergola, Pergola passa. Pergola, più esperienza, stare avanti. E White qua ne può approfittare per mettere la sentenza definitiva al campionato. Adesso poi faremo qualche calcolo, ma forse con la vittoria potrebbe essere sicuro. Intanto la Piccionazza è in decima posizione, un punticino. Sta recuperando, buono, buono. Siamo su... Attenzione, una Red Bull! Fab Kande! Con la Red Bull, se ne va! E Boris e nono, la Piccionazza, la Piccionazza che è schivata su Lazio, incredibile! E ora... Dove è passata? Settami qui! Incredibile, però Lazio si rifà sotto, è attaccato, prende la scia, si vuole far vedere, vuole impensierirla. Chi butta dentro, Corio intanto ritiro, male, perde punti preziosissimi. Attenzione, Lazio all'esterno, ci prendono, quasi contatto, ma non si girano.
No, esce meglio la piccionazza. Che interazione guadagna, supera. Attenzione, Lazza, davanti. Lazza staccatone. No, Lazza, prova l'incrocio. La posizione. Che difesa. Prova l'incrocio, prova l'incrocio. Ah, non vuole chiudere. Sta laggando tantissimo. Lag. Utente lag. Deve fare attenzione alla piccionazza. Rischia di compromettere la gara. Hai preso di tutta, okay, la scia, piccionazza. CR7 Juve, ma sta laggando su Mario. Solo due decimi. Oh, Alex Brooks la perde, si gira in uscita. Si gira. Muro. Mario secondo, CR7 Juve terzo. Borris ottavo. E ormai siamo alla fine. Siamo alla fine. Qua le posizioni finali si stanno decidendo. Borris ancora dietro Laz. Cliente ostico da passare. Non riesce. Attenzione, pergola che fa un'escursione fuori. Ora però è vicino. Ah, CR7 Juve su Mario. Sono attaccati. Sì. Un bombe di pergola davvero spettacolare. Quello di CR7 Juve altrettanto. Anche Bomber Giagia sulla piccionazza dietro. Solo due decimi. CR7 Juve, muro. Muro, muro, muro. È andato. E Boris, la piccionazza, settimo. Un'altra posizione. Rimaniamo su Matteo. Ragazzi, ma non è che laggo io? No, non penso. Non penso. Anche Balda dietro su Bomber Giagia. TTG White, giro veloce, 1.45, 944. Deve spingere per quella che può essere la vittoria decisiva. Adesso faremo sicuramente qualche calcolo, ve lo dico subito. Matteo ancora 5 decimi, il distacco che sembra rimanere invariato. Boris, Bomber Giagia. Attenzione, due, sono in lotta. È più veloce. Attenzione, perché no, adesso c'è l'IRS, quindi Bomber Giagia può prendere tutta la scia. Se esce bene da Rouge. Non esce benissimo, lo attiva. Boris subito all'interno. Prende la scia Bomber Giagia. La piccionazza che protegge l'interno e non passa. Gli chiude la porta alla piccionazza. Bomber Giagia la perde Bomber Giagia. Passato Balda, ottavo. E la piccionazza ringrazia. Attenzione, pergola, si gira, pergola. E se ne va. Laz passa. Boris passa anche lui. Passa anche lui. Piccionazza! No, Boris, disgraziati. Piccionazza sesta. Piccionazza, scusate, il nome è quello. Bomber Giagia ottavo. Tre diamanti, solo nono. Non è un bene questo. Rimaniamo su Bomber Giagia. Attenzione, Laz che la perde. Pergola. Pergola, ritiro. Piccionazza su Laz. Laz l'ha persa per un momento. Bomber Giagia ancora più vicino a Balda. Sono vicino! È vicino la piccionazza. All'esterno ci prova. Ah, va nell'erba. Ma comunque più veloce la piccionazza. Passa, quinta posizione. Attenzione, stacca forte. Stesso punto di prima e si tiene la posizione. Che difesa, che cattiveria. Adesso aprirà il DRS. No, no. Sì, per sfortuna Laz lo apre. Però stacca benissimo la piccionazza all'interno. Prova l'incrocio però. No, sta dietro. No, dietro. Qui sembra essere più veloce Laz però. Ora c'è la salita, c'è lo Rouge. No, Laz la rischia di perderla, ma la tiene. Dietro Bomber Giagia invece lui sì che ha persa ed è passato tre diamanti. Attenzione perché prende tutta la scia Laz, prova l'esterno. Contatto tra la piccionazza e Laz, Laz è davanti. Sì, di tre diamanti intanto settimo. Perché ha superato Balda. Per qualcuno davanti non ho visto per chi. No, sono tutti passati. Sì, sì. Attenzione a piccionazza perché arriva tre diamanti, un cliente molto ostico. Rimaniamo sulla piccionazza, tre decimi, due adesso. È il più vicino di tutti, la più vicina. Lo mandava. Ho paura che lagga. Oh, lungo! Porca troia.
Lollo, manda un'email a pipistrello racing tutto minuscolo e tutto attaccato @gmail.com e ti inseriamo nella lobby per PC. Bene, bene. Nuovi concorrenti anche per PC. Attenzione, sono vicino. Sì, qua è veloce. La piccionazza molto più veloce, si fa vedere all'interno. Fintone. Adesso può essere. Sì, quasi che è un interno. Come prima, da tre giri, è così. Chiude bene Laz. Incrocio della piccionazza, deve uscire forte. Lo fa. Passa all'esterno. No, Laz non è detto, non passa. Bene. Non passa. Può staccare bene. E si stacca bene. Deve incrociare. Sta lì dietro, piccionazza, così prendi il DRS. Sta lì dietro. Va bene. Copy. Oh, cazzo. È veloce. Sì, la salita la fa molto meglio. Vai, perde attiva il DRS. Ecco. Vai, attiva tutto il DRS. Vai. E Lazio si accoda. Attenzione, perché c'è tre diamanti. C'è tre diamanti, un doppio sorpasso incredibile. Attenzione però, tre diamanti fuori e la piccionazza passa. La piccionazza prende la posizione. Anche Laz. Sono in tre. Io tre diamanti non l'avevo. Laz si butta dentro, si gira. La perde. E un tre diamanti. Ha sbagliato lui. Si è lanciato. Ti ha toccato, si è girato. Ma da piccionazza quinta. Altra lotta 3 dietro, Laz, Bomber, Giagia e Balda, anche loro. Tre diamanti, mamma mia, quel doppio sorpasso mi ha fatto venire i brividi. Ottima la piccionazza dopo però. La perde ancora Laz, no. Dicevo, ottima la piccionata nella difesa. Ha perso tutta l'ala. Io andrei su TTG White che sta finendo il giro. Andiamo su di lui, in macchina con lui. Andiamo subito. Ultima chicane. Destra, sinistra. Sì. E TTG White vince il Gran Premio di Belgio. Secondo Mario lo Sky Tiger. Terzo Matteo 2003 Matteo. Sean quarto. E sta arrivando la piccionazza che finisce quinta dall'undicesima posizione. Tre diamanti sesto. Che gara. Settimo Bomber Giaggia. Era tutta bagnata, vero? Ottava disgraziata Balda. Sì, era tutta bagnata. Fa un caldo. Ok, Lollo, domani ti rispondo. Signore e signori, zero penalità, cioè, voglio dire. Wow. Pulita. Sempre, mi lavo sempre. Ma per forza, se no con tutti quelli che ti fai, altro che malattie. Vabbè, usiamo il guanto ogni tanto. Ogni tanto. Ha specificato l'ogni tanto, perché sennò. Vabbè, se vado con piazzino non lo uso, è ovvio. Voglio sentire la carne. Spaziate, la finisce che siamo in live. Se la carne, il guanto. E basta, porca puttana. Beh. Chiude anche Dark Shadow. Arrivo e subito, vado a far pipì. Prego. Vediamo, perché White aveva 79 punti prima ed era pari merito con Mario lo Sky Tiger. 68 invece per 3 diamanti. Vediamo. Piazza, ho bisogno di un conto veloce, mi serve la tua mente matematica adesso. Oh bamba, ma cosa mi stai chiedendo a quest'ora? Sono 10.50, posso farci. Vai, sono pronto. Siamo, vediamo il podio come al solito, tre bandiere, Australia, Brasile, Italia. Ok Francesco, grazie. Arriva anche il primo punto per Alexandro che da ultimo è arrivato 10, quindi ottima anche la sua gara. Ci siamo, qua la classifica, vai con la scarrellata. TTG White primo, Mario lo Sky Tiger secondo, terzo Matteo 2003 Matteo, poi Sean, Boris, T3 Diamanti, Bomber Giorgia, Balda, Laz e Ale Continental, di seguito tutti gli altri. Oh, dai, vediamo se ci sono i punti. È l'ultima gara ragazzi, ci stiamo avvicinando all'ultima gara di questo mini campionato che finirà a
nella nostra Monza. Esatto, madre patria italiana. Caricamento decisivo per Mario lo Sky Tiger, per T3 Diamanti e per TTG White. Ecco qua, vediamo. Jack Horn però era indietro prima, quindi Mario e TTG White. TTG White che ne ha 53, vedo bene, sì? Sì, più. Okay. Mentre Mario lo Sky Tiger ne ha 37, quindi sono 16 di differenza. Tutto ancora aperto. Non so, bisogna vedere con i punti di prima. Sì, sì, ho già guardato. Erano pari loro due. Loro due erano pari. Tre diamanti invece aveva 11 punti di differenza. Quindi sono. No, sono troppi. Sono 33 di distacco per i tre diamanti. Quindi chi se la gioca? Quindi chi se la gioca? TTG White e Mario. White. Sì. Controllo Jack Horan quanto aveva prima, ma mi sembra fosse un po' più indietro. Jack Horan. È più permissivo il taglio curva normale, mentre è rigoroso se sbagli ti dà penalità. Quindi il normale è più permissivo. Ci sono. Ottimo. No, qua non ho l'assetto qui. Facciamo così, assetto auto, estrema, aerodinamica. Con Jack Horan anche se la gioca, ragazzi, perché Jack Horan ne aveva 2 di vantaggio su White. Basta. Quindi se la giocano in 3. TTG White, Jack Horan e Mario lo Sky Tiger. Fuori dai giochi invece T3 Diamanti. Peccato. Vai, piccionazza. Con la qualifica. Lungo. Ti consiglio il normale, perché è rigoroso, è fin troppo rigoroso, quindi ti consiglio taglio curva normale. Tanto andiamo su Pergola, perché Pergola sta andando per il giro veloce, ma viene superato da GR7 Juvia. Seguiamo lui. Qua sarà fondamentale partire davanti. È fondamentale questa. La scala. Jack Horan per adesso quello messo peggio. Sesto. Parzializza troppo, non esce benissimo. Wow, la piccionanza la perde. A chiudere la scala intanto. L'assetto non va bene. Vediamo davanti. Perché arriva GR7 Juve. Secondo dovrebbe essere Mario lo Sky Tiger. White è sesto. Mario lo Sky Tiger supera. Fabcande si infila. Fabcanda, come si chiama? Matteo davanti a tutti. Senza tempo, però. Senza tempo, non lo so. No, perché è crashato, quindi sicuramente non sarà lui. Quindi speriamo che non vada a rovinare la griglia. In campionato si usa rigoroso. Mi spiace Matteo. Matteo parti primo comunque. Vabbè, Matteo, Faccande, Mario lo Sky Tiger, GR7 Juve, Pergola, Jack Horan, TTG White che parte indietro, T3 Diamanti, Sean, Bomber, Zaza, i primi 10. È attaccato a Jack Horan, che forse è quello che deve temere di più White. Ma Mario lo Sky Tiger è davanti, è terzo? No, è davanti Jack. No, dico in griglia. Ah, in griglia? Sì, scusa. Jack Horan e Mario in questo momento sono pari punti, però Jack Horan ne aveva qualcuno di differenza prima, quindi è un po' più avanti lui. Riferimento da tenere per White, che non deve assolutamente commettere errori. Qua sta
Eh, qua sì che c'è la tensione. Guarda, per me è comunque. Non lo so. Lucia accesa, carichi per l'ultima partenza a Monza in Italia. Esatto, parte primo con il bot in Ghost, quindi non dà fastidio a nessuno. Anzi, non c'è proprio, guarda. 1, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento, adesso parte il Gran Premio di Monza. Molto bene GR7 Juve, ma invece va GR7 Juve Tiger, parte benissimo. Malissimo Fercande, superato da tre persone. Ho paurissimo. Mamma mia. Si girano. Mamma mia. Per favore, nessuna White. È White. White nono. E adesso è dura. Perché c'è Ceccone un sesto e c'è soprattutto Mario lo Sky Tiger primo. Primo. Dark Shadow. Barris. Che... no. Con cioè me l'ho tamponato con Camo Benz. Male. Attenzione, passando avanti perché sono vicini in tre. Tutti attaccati, tutti pieni di zero siamo. Andiamo per in questo momento. Jack Orion dovrebbe essere campione in questo momento, perché Mario ha anche 18 punti di penalità, ora che mi ricordo. Dobbiamo toglierne 18. Ma ora rimaniamo concentrati sulla gara, i conti li faremo alla fine. Abbiamo White su Bomber Giagia, lo fa, passa agevolmente, ottavo. Si mette a macinare secondi e a recuperare posizioni. Abbiamo anche Jack Orion su Feb Kande, che sembra essere veloce, più veloce. Non ha ancora il DRS, i decimi sono due, Feb Kande su Ale Continental. Si prova l'interno, sportellata. Resiste Ale. Ghiaia ne potrebbe approfittare. Sì, ne potrebbe approfittare Jack Orion. Gli ha dato una spintarella. Sì, intanto anche White su Sean. White su Sean. In quello che adesso sarà un esterno. Stacca bene. Stacca fortissimo White. Attenzione, taglia. Quanti tagli. E non prende penalità. Avrà preso un avvertimento. Dietro a Jack Orion. E adesso sì che è bella. Jack Orion deve assolutamente passare Feb Kande e lasciarsi dietro White. Eccolo qui Jack Orion alla scia. Ma ce l'hanno tutti qua alla scia. Ce l'hanno tutti. Fino ad Ale Continental. Qua vediamo l'uscita della Ascari molto pulita da parte. Feb Kande che scuola un pelino. Infatti Jack Orion più veloce. Vediamo, prima della parabolica, non può provarci. Ci attenzione, prova GR7 Kande, Juve con pergola. Sì, scusami. Sono vicini. Pergola. Veloce. Passa all'interno. Pergola, prova all'interno. Vediamo che è più veloce di due. Anche Jack Orion su Jack Orion su rimango un attimo su pergola GR7. Sì. Sono uno di fianco all'altro. E in trazione guadagna pergola. Sì, e dietro cioè, Ale Continental si è difeso bene. C'è Corion però andrà all'esterno. C'è Corion andrà all'esterno. Entra all'attacco prima della chicane. Stacca fortissimo Ale. Sta. Chi è? Falcande. Si gira. Prende. White, chi prende? White. Si è girato. White si è girato. White. È finita. Ti sono girati tanti, abbandono la sessione, White. Attenzione, Corion secondo. Why? Cos'è successo? Pergola, rotolala, GR7 Juve. Cos'è successo? Si massacrano. Wow. Che brutto. Pergola abbandonato, ritirato. No, beh, GR7U l'ha preso volontariamente. Sì. Allora, in pratica, Balda, che era davanti ai tre, ha preso il cordolo in uscita della variante, la prima variante, l'auto è cominciata a volare, l'ha persa tutta di lato, e non l'ha potuto evitare Ale Continental, l'ha evitato fortunatamente Jack Orion, e non White invece.
e quindi chiude con 1-0 pesantissimo. E con Jack Orion che in questo momento sarebbe campione. 4 secondi da Mario, a meno di clamorosi errori o recuperi, Jack Orion sarebbe il campione. Piccionazza e ottava senza ala. Comunque, ottima la gara, partiva in fondo. Ma sono senza ala, disgraziato. Tutti dietro, cosa hanno visto i miei occhi? Sì, no, ma stiamo vedendo delle cose assurde. Comunque, vabbè. Mi sa che in campionato dobbiamo togliere qualcuno. Adesso il più vicino è Fab Kande su Black Lore. Comunque Black Lore dovrebbe essere i suoi primi punti, nel caso finisca nei primi 10. Rimaniamo su di loro, Fab Kande che purtroppo ha causato suo malgrado l'errore. Adesso passa agevolmente Black Lore. Stoccano. Ok, niente di grave. Vado a farmi un attimo i conti, se non ti dispiace. Vai, tranquillo. Intanto Black Lore, che è vicino, potrà aprire il DRS nel prossimo rettilineo se fa bene la Scari, ma non la fa assolutamente bene, perde tantissimo. Vediamo comunque, aprirà il DRS, vediamo se si avvicina. È l'unica lotta che c'è in pista, quindi seguiamo loro. Apre DRS, si avvicina ma non tenterà l'attacco, se lo prova è un pazzo, non lo prova, si accoda. Ok, eccomi qua. Allora, Jack Orion dovrebbe essere campione per 3 punti. Su Mario. Quindi, lo Sky Tiger? Su White. Ah, ok. Mario è terzo. Mario è comunque TTG White è undicesimo. Sì, vabbè, sì, che è a 14, a 14 secondi da Jere sotto you. Ah, è vero. Ragazzi, chi è? Hai Ale Continental con le gomme? Alle soft. Come rosse. No. Come rosse. No, alle Continental le gomme. Ah, ma vabbè. No, perché lo sto acchiappando. C'è un secondo e mezzo. 9 decimi. Ciao. Sei attaccato. Senza ala io, eh. Ma intanto Mario scusate ragazzi. Mario vince. Vince. Ma è pizzonato super dalle Continental. C'è Corium che vince il mini mondiale. Esatto. Bravo Jack, maglietta, vince la maglietta Jack. Di 3. E Piccionazza è settima. Sì, scusa Ale, la parabolica. Errore mio. Wow. Ecco la Piccionazza. Arriva sul rettilineo la Piccionazza ed è settima senza ala. Adesso avremo la conferma. Punti. Ricordo, prima avevamo un Jack Orion con 81 punti e White con 79. Prima della creazione della nuova lobby. Quindi con 2 punti di vantaggio. Vediamo qua. Manca solo White a concludere. Sconfitto. E finisce prima. Sì. No, Piccionazza quinta e settima. Intanto Ale ha abbandonato White. Intanto Ale poteva vincere. Ale Continental che ti scrive, Piccionazza in live ti scrive: avevo tutte e due le ali rotte, ti ho fatto passare. Ah, grazie amore mio. Ah. Ora c'è l'ultima gara? No, finito. Ah, finish! Potevamo fare l'ultimo, gli sgraziati maledetti. E quindi invitate nel party il vincitore. Crocchi Pollo che ti scrive: Piccionazza ti amo. Grazie amore mio, quinta e settima, se mi facevo tutto il campionato vincevo. Scusate, breve interruzione perché il vincitore è White. Oh my god. Allora hai fatto dei conti di merda. Ho fatto dei conti terribili. Esattamente. Allora invita White. Invitiamo White, però visto che è crashato. Vabbè, invita. White. I wish you
Vai. Cioè, praticamente a 30 lance il bracciale d'oro ha vinto White. Vabbè. Sì, esatto. Oh, guardate un po'. Esco io. Sono uscita io, undicesima nel campionato. 16 punti. Ma sì. Sono proprio figa. È disgraziato, ma sei sicuro che fatti conti bene? Adesso sì. Adesso sì, perché adesso beh, vediamo la quindi aveva già finale. Vinto. Aveva già vinto, scusa, se non si è ritirato. Sì, si è ritirato. Aveva vinto. Come cazzo per... E aveva abbastanza vantaggio. Perché Mario dobbiamo togliergli 18 punti. E non mi ricordavo. Vediamo i punti. Perché non ci sono i punti? Solo io non vedo i punti. No, tutti, perché ormai è finito. Oh. Avete il video della no, classifica. No, vabbè, ma ha vinto TG White. Sì, vero. Dai. Invita sì, lui. C'è il video. L'ho invitato. Però allora... ho paura che se ne sia andato. Chiamate il disgraziato. Sì, adesso descriviamo. Vediamo. Allora... Era sulla Torre Rossa TTG White, mi sembra. Vabbè. Allora, punti finali. Allora. Sì, lascia, ma non ha paura. Tranquillo. Ma Magi sei tu TG White? Non esce. Esce la classifica finale, disgraziati. Comunque, Mario Stringer primo, Jack Arion secondo, sono 18 punti, 15 Laz e via Balda. Non esce la classifica. No, non neanche noi, vabbè. No, c'ho la cosa registrata, disgraziato, non mi esce. Cioè, si vede Senna al primo posto, fa impressione. Sì, allora, vediamo, allora. Scuderia, Mario Stringer. Eccolo il vincitore. Buonasera e benvenuto nell'intervista. Sì, ci sentiamo sì. Un po' basso, però ci sentiamo. Guarda, White, guarda al volo in impostazioni party se c'hai il consenti voce. Deve essere impostato su consenti sempre. Ok, fatto. Ok, perfetto. Vai, Long. Vado io? Sì. Beh, allora comincio presentandoti. TTG White, pilota che abbiamo scoperto tutti oggi, perché è stata la prima volta che ti abbiamo visto con noi, è vero. Questo è stato un mini campionato di gare molto brevi, ma ti abbiamo visto per le volte che hai vinto, ti abbiamo visto dominare comunque le gare. Ti piace questa modalità di vittoria, quindi partire forte, andare via e martellare fin da subito, e quindi vincere in solitario, o preferisci le gare più concitate e più faticose? No, allora, sicuramente sono più facili le gare in cui inizi a partire primo e vai via, però insomma dal livello tipo di adrenalina sono meglio le seconde, perché comunque se riesci a spintarla all'ultimo giro, per esempio, ti dà molta più soddisfazione. È vero anche che è molto più difficile in quel caso. Sei contento per la vittoria della maglietta, disgraziato? Ma a dire il vero l'ho scoperto ora, perché pensavo avesse vinto si chiama Mario per un po' di punti, quindi insomma sì, dai. Ma è stato gli hanno penalizzato 18 punti, sono stati tolti 18 punti. Perché? E quindi
perché il primo Gran Premio in Australia ha tamponato all'ultima curva Crocchi Pollo, gli è andato addosso, togliendogli la vittoria. Ecco. Non lo sapevo. Va bene. Complimenti, hai vinto la maglietta, disgraziato. Confirmata con la firma di Piccionazza. Secondo me preferisce non averla la firma. Disgraziati, ti spezzano, non c'è capocollo. Ah, macchie di sugo magari. Scusa, se non la vuole quella cazzo di film, poi forse la film. No, vuole la, quel numero di telefono. No, che numero di telefono, disgraziato, maledetto. Che numero di telefono. Che dobbiamo fare? Comunque, complimenti, disgraziato, hai vinto la maglietta Pipistrello Racing. Poi manda l'indirizzo che viene la Piccionazza, lasciatela. Va bene, va bene. Piazza, hai qualche domanda? No, tranne che avevo già visto dall'evento che avevamo fatto in Spagna qualche settimana fa, che comunque avevi un buon passo, sei un pilota molto corretto, e quindi ti meriti il posto in F1 e ti meriti la maglietta. Assolutamente. Grazie. Io io ho invece una domanda per lui, gli volevo chiedere se ti senti secondo te a livello di per combattere il campione in carica di Pipistrello Racing, che è Meme. Non so bene quanto sia veloce, quindi non ho un paragone per potertelo dire. Non lo so, sinceramente. Che non lo so, più che altro che campionato ti aspetti? Ma io spero che sia combattuto comunque con dei piloti comunque leali, veloci e corretti in pista, perché comunque anche se poi arrivi quarto, quinto, ma anche decimo, ma dopo aver fatto una bella gara comunque sorpassi con piloti che comunque non ti buttano fuori, è comunque molto bello. Ah, vabbè, la Formula 1, diciamo, ci sono piloti all'interno che abbiamo testato per un anno. E ti posso dire che su queste cose l'errore ci sta. C'è stato qualche cazzata, perché ovviamente l'errore ci sta, però ti posso dire che sei in un'ottima categoria e te la dovrai anche sudare. Ovviamente spero e mi auguro che sia veloce quanto lui, essendo che non l'abbiamo visto neanche nella simulazione, perché il campione è in vacanza ai Caraibi, disgraziato, e quindi non sappiamo quanto è veloce e non sappiamo quanto sia veloce su questo gioco, ma sul gioco dell'anno scorso ha dominato ed è uno dei più veloci dei campionati che ho visto, più o meno sono lì a mezzo secondo, 7 decimi dai più veloci, quindi Meme è abbastanza veloce. Mi auguro che tu sia veloce quanto lui per divertirti e soprattutto far divertire il pubblico, però con Jump, Jack Herion, Piazzino, ci sarà da divertirsi secondo me, quindi complimenti e benvenuto ancora. Grazie mille. Speriamo ci sia un bel pacchetto di mischia quest'anno, dai. Speriamo. Secondo me sarà in breve. Ah, poi ci siamo dimenticati Fusillo. Anche Fusillo è tosto. Quindi. Sì, me l'hanno nominato prima come. Non so, quindi sarà veramente un papabile vincitore del mondiale, Fusillo, probabilmente. Quindi sarà veramente in culo. Ovviamente spero che riesci a metterlo nel culetto. Ragazzi, volevo invitare il secondo e il terzo, giusto, che non abbiamo fatto l'ultima gara, o volete andare a dormire, disgraziati, non so se vuole entrare, chi è arrivato secondo, Mario? Io preferisco la seconda opzione. Esattamente. Ok, disgraziati, maledetti, andiamo a dormire, grazie a tutti per essere stati con noi, ovviamente domani troverete la replica in premiere su YouTube, quindi andate, cliccate, iscrivetevi, condividete anche la premiere che sarà in live domani alle ore 14, proprio come i Gran Premi, alle ore 14, vedi che state grattati i coglioni. Se non state a lavorare, vi mettete là in bau oppure pausa lavoro, mettete là e vedete il Gran Premio del mini campionato Championship. Io ringrazio ovviamente Longhito. Grazie, ringrazio Piazzino che ci ha salvato il culetto questa sera, come grazie sempre. Grazie a voi. Ringrazio la Piccionazza per aver partecipato agli ultimi due Gran Premi, bello, quindi è settimo a posto, così sei tutta a carica per Monza. Grazie. Buonanotte a tutti, disgraziati. Ciao ciao, grazie, complimenti, ciao, ciao. White. Grazie.